Dunque, Elena Gaggioli, come mai la scelta di questo, di trattare questo argomento? Ma innanzitutto io mi perdonerete se rubo qualche minuto per dei ringraziamenti, perché come diceva bene Chiara Battaglia, è stata un'iniziativa a cui ho tenuto molto e ringrazio prima di tutto lei che insieme ad ACLI Bologna ha dato la disponibilità ad essere presente qui oggi, ma voglio ringraziare anche tutti i relatori, che sono persone che ho avuto modo di conoscere e di incontrare in, diciamo così, aspetti differenti della mia attività politica e amministrativa, ma che sono qui oggi, li voglio ringraziare, che ci danno l'occasione di affrontare questa questione, il tema del bullismo e del cyberbullismo in maniera trasversale, perché vedete, diceva bene Chiara, il bullismo non è una questione che riguarda solo, che riguarda solo gli adolescenti o i giovani, ma è una questione che ci determina fortemente come individui e come persone. E soprattutto per quello che riguarda il cyberbullismo, anche le vittime non sono solo giovani e adolescenti. Abbiamo visto dei fatti di cronaca degli ultimi anni quanto un utilizzo sconsiderato del materiale web, degli strumenti del web, possa incidere profondamente nella vita delle persone e generare tragedie che sono irreparabili. C'è la storia di Carolina Picchio, che la senatrice Ferrara conosce bene, ma c'è anche la storia di tante giovani donne adulte che hanno subito vendette, hanno subito anche semplici prese in giro che ne hanno causato in alcuni casi la morte, in altri gravi, gravi danni. C'è la storia anche di tante persone normali che magari non conosciamo e sono sommerse. Ma che hanno una potenza e un impatto che la nostra comunità deve imparare a considerare, deve imparare a considerarlo come istituzioni, deve imparare a considerarlo come mondo della scuola, ma anche come genitori e come persone che agiscono nella comunità come privati. Perché vedete, io ho 32 anni e utilizzo gli strumenti del web ormai sì, da quando ero giovane, da quando avevo 18-20 anni. E vedo anch'io un mondo profondamente cambiato, per cui non ho sempre gli strumenti anche generazionali per dare risposte, per affrontarlo. Questo vale anche per noi per noi come genitori, vale per i genitori, per le famiglie. Pensiamo agli strumenti tecnologici che ha un genitore di oggi, che ha avuto un genitore di oggi nella sua gioventù rispetto al suo figlio, al figlio che si trova ad educare. Quindi mancano gli strumenti perché ci manca l'esperienza. Siamo davanti a un mondo che si sta evolvendo con grande velocità e del quale non riusciamo appieno a cogliere tutta la complessità. Per questo voglio ringraziare, l'ho già citata, Elena Ferrara, che è stata relatrice del progetto di legge contro il cyberbullismo insieme a Paolo Russo, che è una mia vecchia conoscenza dalla mia prima esperienza amministrativa e che fa con la sua associazione Contraius un lavoro instancabile nelle scuole. L'ho ospitato anche nella scuola di Porretta, grazie all'invito dell'avvocato Lazzaroni, che credo sia connesso e che voglio ringraziare, ma anche Arianna Martisa Berlini dell'associazione Dedalus, che collabora da anni col Comune di Bologna e con l'Informa Giovani proprio per la prevenzione di questi fenomeni, e lo fanno con un approccio che è sempre dinamico ed innovativo. La dottoressa Tomba, che è qui con noi e da anni si occupa dell'utilizzo digitale delle immagini, delle conseguenze dell'utilizzo digitale, e anche questo ci riguarda perché dobbiamo anche comprendere che sul web non si utilizza solo la nostra immagine, ma molte volte ci troviamo ad utilizzare quella degli altri e dobbiamo imparare a farlo con grande senso di responsabilità. Ovviamente Miriam Pepe dei servizi del Comune di Bologna, che ci ha supportato anche in queste iniziative, la professoressa Teresa Gangemi, dell'ITIS Salvini Valeriani, che per chi si connette, diciamo, fuori da Bologna è l'ambiente, è l'istituto superiore più grande della città di Bologna ed è un istituto in cui veramente ci si trovano ad affrontare problematiche importanti. Infine voglio ringraziare, diciamo così, i due ospiti istituzionali, Giuseppe Antonio Panzati, dirigente dell'ufficio quinto dell'ufficio scolastico regionale, Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi. Come dicevo all'inizio, l'obiettivo è quello di affrontare questa questione in maniera trasversale, attraverso tutti gli ambiti, di farlo in modo statico. Per questo ringrazio tutte le persone presenti qui oggi che ci aiutano a farlo e che ci hanno dato una disponibilità che è molto importante per me personalmente e per tutti noi come comunità.
Vedete che avrei voluto fare questo evento in presenza, vedete ci ritroviamo a farlo in questa modalità innovativa, io e Chiara siamo insieme ma con le mascherine e con una barriera di plexiglass che ci assicura, diciamo così, la protezione. Vi ringrazio anche per esservi adattati a questa, diciamo, modalità che purtroppo sta diventando sempre di più un'abitudine. Grazie e buon proseguimento. Grazie all'assessore Gaggioli. Noi proprio per cercare di animare un pochino questo webinar che purtroppo si deve tenere a distanza, il vantaggio è che abbiamo raggiunto tante persone anche non di Bologna, perché abbiamo tante persone che si collegano da fuori comune e non sarebbe stato possibile altrimenti averli in presenza. Abbiamo pensato anche poi di inserire qualche video durante il nostro dialogo in modo da rendere un pochino più animato il nostro dibattito. Un altro saluto per noi molto importante è quello di Giuseppe Antonio Panzardi, che è dirigente dell'ufficio scolastico regionale, fresco di nomina, quindi forse molti di voi avranno incontrato il suo predecessore, ma è l'occasione per tutti noi per conoscerlo. Sicuramente chi meglio di lui può raccontarci un po' cosa, non solo che cosa vede capitare nelle scuole, ma soprattutto anche come i dirigenti scolastici e gli insegnanti poi si organizzano, sono organizzati negli ultimi anni per fare fronte a questo fenomeno sempre più incalzante. Prego, dottor Panzardi. È un tema che ho particolarmente a cuore, perché effettivamente capisco il dolore e la sofferenza che possono provocare e che possono produrre. Quindi in questo senso nelle scuole, nelle istituzioni scolastiche abbiamo l'esigenza, la necessità di avere la massima attenzione su queste problematiche. Spero si senta, vedo... Sì, grazie, si sente. E quindi devo dire che ogni qualvolta arrivano qui nel mio ufficio delle segnalazioni su questo tema, c'è subito un intervento immediato, perché credo che il grande rischio che si corra rispetto a problematiche di questo tipo è quello della sottovalutazione. A volte i segnali sono incerti, sono confusi, possono prestarsi a tante interpretazioni, ma quello che non è che non si deve mai fare è quello di sottovalutare, perché le frustrazioni, la sofferenza, il dolore che può venire in capo ad un ragazzo che si trovi a vivere situazioni di questo tipo, un ragazzo, una ragazza, è veramente molto molto pericoloso, insomma, e quindi non bisogna mai sottovalutarlo e bisogna sempre intervenire in maniera tempestiva. Ed è la mia raccomandazione, la raccomandazione che faccio sempre ai dirigenti scolastici ogni qualvolta viene appunto una segnalazione dai genitori o dagli stessi alunni, e quindi dirigenti scolastici e docenti hanno il dovere e la necessità di non sottovalutare mai. Peraltro direi che da questo punto di vista abbiamo sempre dei riscontri molto positivi. Noi naturalmente sul tema abbiamo un referente regionale, abbiamo un referente provinciale, quindi territoriale sull'ambito di Bologna. Il Ministero ha elaborato una piattaforma che si chiama ELISA, proprio per la formazione dei referenti scolastici su questo tema, e quindi svolgiamo un'azione di supporto e di coordinamento rispetto ai progetti che man mano vengano promossi dalle istituzioni scolastiche. Io credo che oggi ci sarà sicuramente la possibilità di sentire dei contributi qualitativamente particolarmente significativi. Ho visto i relatori e quindi devo dire che questo seminario si presenta sotto nella forma migliore possibile che possiamo sperare e immaginare. Io devo scusarmi perché contemporaneamente ho la videoconferenza con la nostra direzione generale e quindi non potrò seguire, non potrò partecipare al seminario, però faccio davvero i migliori auguri a tutti i partecipanti
e ai relatori, e ringraziando ancora per l'attenzione, perché è un contributo che naturalmente ci viene anche a noi come amministrazione scolastica, perché su questi temi, ripeto, l'attenzione deve essere al più alto grado elevato possibile. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie dirigente Pantardi. Adesso darei la parola a Gabriele Raimondi, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna. Sono diversi gli psicologi collegati, non solo, poi interverrà Arianna Marfisa Bellini, insomma, che è psicologa e con noi ha pensato a questa attività, ma in particolare gli psicologi non sono soltanto molto coinvolti, quanto hanno proprio anche il dovere di far comprendere alle famiglie, gli insegnanti e i ragazzi il livello del loro coinvolgimento. Spesso sussiste ancora uno stigma sociale sul ricorso allo psicologo. Un genitore che si sente dire che il figlio deve essere seguito in un percorso di psicoterapia ritiene che il figlio potrebbe avere dei problemi, essere giudicato per questo, e quindi probabilmente c'è un lavoro culturale che l'Ordine degli Psicologi fa a monte anche per combattere questo stigma sociale. Gabriele Raimondi, voi avvertite questo problema? Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per questa iniziativa veramente apprezzabile sotto molti punti di vista. Sì, in parte lo si avverte ancora, fortunatamente l'intervento culturale, l'azione che si sta facendo sta sempre più trasformando in una normalità il rivolgersi allo psicologo, nel senso che se fino a qualche anno fa resisteva lo stigma del vado dallo psicologo, ho qualcosa che non va, oggi pian pianino questo tipo di servizio, di supporto, di intervento comincia a diventare più un normale strumento e supporto anche per affrontare fasi di vita, situazioni particolari che le persone senza avere in sé nessuna patologia affrontano, e quindi mi serve un supporto ad affrontare una situazione difficile. Poi ovviamente ci sono anche invece interventi che vanno a lavorare su caratteristiche personali di maggiore difficoltà. Dicevo che questo intervento di oggi mi colpisce e mi fa molto piacere su diversi livelli. Sicuramente come presidente dell'Ordine di Psicologi, l'attenzione che le istituzioni sempre più rivolgono al benessere psicologico dei cittadini, dei ragazzi, è un elemento di grande attenzione e di soddisfazione. Ho finito pochi minuti fa un incontro con l'ufficio scolastico regionale parlando di un protocollo che è stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine sul tema dell'intervento psicologico nelle scuole, e quindi sapere e avere conferma che anche il nostro comune ha, come sempre poi dimostrato, un'attenzione al benessere psicologico dei ragazzi è sicuramente una conferma ulteriore e decisamente positiva. Mi interessa e mi colpisce perché io, al di là del mio ruolo in questo momento, lavoro come psicologo a scuola, e quindi questo da 15 anni, per cui è un tema che mi interessa, rispetto al quale mi formo e non si è mai smesso di imparare, non si smette mai di imparare e di confrontarsi, quindi ogni contributo sarà sicuramente elemento di miglioramento e di crescita. E dall'altro lato mi coinvolge e mi interessa come papà di due ragazze, una di 13 e una di 7 anni, e quindi anche dal punto di vista personale continuare a lavorare su queste tematiche sicuramente è di grosso interesse. Come Ordine degli Psicologi, quello che cerchiamo di fare è garantire costantemente una formazione permanente ai nostri iscritti su diverse tematiche, e anche sul tema del bullismo, del cyberbullismo e delle relazioni è un tema su cui noi continuiamo a impegnarci e continueremo a farlo, e anche il mettere a disposizione l'informazione su iniziative come quella di oggi sono strumenti assolutamente positivi. Ho molto apprezzato il riferimento fatto prima del fatto che questo tipo di tematiche non riguardano soltanto il mondo della scuola, sono tematiche che attraversano trasversalmente diversi ambiti. Sicuramente nel mondo della scuola c'è un impegno, c'è un'attenzione a rispondere a questo tipo di situazioni, e qui gli psicologi sicuramente possono dare un contributo professionale importante, ma sono situazioni che attraversano la vita sia degli adolescenti che degli adulti in tanti contesti. È una sottolineatura importante perché l'impressione che ho avuto io ogni tanto è che sì,
caratterizzassero certe tematiche, certi temi come legati specificamente a un contesto. Non è sempre così. E questo è, l'ho molto apprezzato come attenzione e come prospettiva. Quello che posso evidenziare chiaramente è confermare, come ho già fatto altre volte in diversi contesti, la piena disponibilità nostra come ordine a lavorare insieme con le istituzioni per valorizzare il contributo che come psicologi possiamo dare e per costruire insieme percorsi di intervento, per costruire insieme qualunque tipo di collaborazione che partono da azioni di sensibilizzazione, di informazione e di azioni culturali rivolte a tutti i cittadini per arrivare a interventi più specifici rispetto ai quali gli psicologi possono dare il loro contributo. Non voglio rubare tanto troppo tempo perché poi i saluti sono sempre la parte che si aspetta che finiscano per andare invece nei contenuti interessanti. Visto che sono tantissime le persone collegate e questo è un segnale molto importante, molto utile del fatto che questo tipo di intervento ha saputo cogliere un bisogno, lascerei direttamente la parola ai relatori ringraziando ancora per l'invito e per l'attenzione mostrata verso questi temi. Grazie Gabriele Raimondi, vi avevamo promesso qualche video per inframmezzare la nostra relazione e vi mostriamo ora un video di Pierfrancesco Favino, che è un attore famoso che molti di voi conosceranno, molto sensibile essendo lui stesso padre di famiglia a questa tematica e probabilmente vi comparirà sempre in pressione anche il link perché è anche utile da mostrare ai vostri figli, ai vostri studenti o in altri contesti. È il primo di tre che oggi vi faremo vedere e adesso le colleghe lo faranno partire. Prima pagina della mia nuova vita. Caro diario, sono Laura e oggi per il mio compleanno mio padre mi ha regalato finalmente il telefono che avevo chiesto. Ho 14 anni e voglio essere famosa su internet. Ho già aperto il mio canale YouTube, la mia pagina Facebook e il mio account Instagram, ma per ora non mi segue nessuno. Seconda pagina della mia nuova vita, sono sempre io, Laura, ho quasi 15 anni. Se c'è una cosa che non sopporto è vedere tutti quei mi piace sotto le foto della mia compagna di classe. Sono finte, ritoccate, palesemente, si vede, se non si mettesse tutto quel trucco non se la filerebbe nessuno. Non a caso si chiama Martina, che fa rima con cretina. Caro diario, sono Laura, questo è il momento più bello della mia nuova vita. Ho 16 anni e finalmente ce l'ho fatta, sono diventata famosa su internet. Il video che ho postato ieri ha già fatto 2000 mi piace e 4000 condivisioni. Sono capitata per caso in cortile, mentre quelle della quinta picchiavano Martina, e ho ripreso tutto e niente, una ficata, un botto, grande. Mi chiamo Laura e adesso ho 20 anni. 3 anni fa Martina si è tagliata le vene perché non ne poteva più di essere presa in giro su internet. I suoi genitori mi hanno denunciato alla polizia per il video che avevo postato. Mi hanno sospesa da scuola, mio padre non mi parla più, neanche i miei amici. Io non volevo farle del male. Non potevo immaginare che sarebbe finita così. Vorrei solo tornare indietro, quando la mia era ancora una vita. Ecco, parlare dopo un video così intenso non è semplice. E in particolare Favino mette in evidenza due cose. La prima è l'escalation della violenza che si genera da episodi che magari noi stessi giudichiamo banali, no? La rima con il nome Martina, quante buttate anche nella nostra vita di studenti si sono succedute in questo senso, quanti hanno scherzato col nostro nome, col nostro cognome. Sembrano cose stupide, banali, magari gli insegnanti, i genitori tante volte avranno detto non fateci caso, reagite, e invece sono piccole cose che poi scatenano un'escalation. E quindi segnali piccoli, modesti, a cui però noi adulti dobbiamo porre grandissima attenzione, di cui spesso non abbiamo la consapevolezza, figuriamoci nel mondo digitale che i ragazzi di oggi frequentano ben più di noi. Il secondo aspetto è quello che mette in evidenza che anche la vita della bulla, in questo caso, viene completamente rovinata da un atto che non compie direttamente, ma che la sua compagna di scuola si autoinfligge. Quindi sono due le vite rovinate e è ricaduta quelle di tante altre persone intorno alla vita di queste ragazzine.
Miriam Pompiglia Pepe, che è il capo area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna, in particolare ci può dire che cosa effettivamente il Comune di Bologna come istituzione e anche come coordinatore di una serie di enti, di terzo settore, di altre istituzioni che collaborano a questo tema, fa da anni. Le ACLI stesse collaborano da tempo a tante meritevoli iniziative dell'Informa Giovani e quindi sappiamo bene che il vostro impegno è costante e quotidiano. Miriam Pepe, cosa fa quindi l'Informa Giovani del Comune di Bologna? Allora, dunque, grazie per questa domanda, perché intanto è buon pomeriggio a tutti e a tutte. Quindi con questa, diciamo, per rispondere appunto a questa domanda, vorrei dire innanzitutto che da diversi anni il Comune di Bologna è, e quindi in particolare può dare educazione, ma non solo, ovviamente è impegnata in portare avanti progetti e attività che sono appunto che insistono proprio su queste tematiche, peraltro di grande attualità in questo momento. Quindi sia bullismo e cyberbullismo, che però diciamo ci tengo anche a precisare che si inseriscono in un contesto anche più ampio di interventi e di servizi educativi che rivolgiamo sia dall'infanzia, occupiamo ovviamente anche di bambini e quindi adolescenti e giovani. Non potrò ovviamente entrare nel merito di alcuni progetti anche molto interessanti che abbiamo avviato fin dal 2014 insieme proprio all'Informa Giovani e con la collaborazione di molti soggetti del terzo settore che esprimono su queste tematiche anche delle competenze molto, molto importanti. Dicevo appunto che non potrò entrare nel merito di tutte le attività che abbiamo portato avanti, tuttavia mi interessa soprattutto evidenziare alcuni, un po' la cornice nella quale questi progetti e queste attività si sono sviluppate. La cornice è anche alcuni approcci di tipo metodologico che abbiamo sempre privilegiato appunto nel portare avanti queste attività. E mi verrebbe da dire, mi viene da dire insomma, che soprattutto sono due le parole fondamentali, quasi delle parole chiave, insomma, mi viene appunto da dire, che sono comunità educante da un lato e prevenzione dall'altra. Queste sono due parole, credo, insomma, che sono fondamentali quando parliamo di educazione. Ecco, però credo che quando parliamo di bullismo e di cyberbullismo forse hanno un significato ancora, diciamo, ancora maggiore un po' per tutti i motivi, per tutte quelle considerazioni che un po' venivano già fatte da altri che mi hanno preceduto, e cioè soprattutto il fatto che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non si manifesta come talvolta invece magari accade per altri fenomeni di disagio che possono interessare appunto i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, ma ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non si vede e non soltanto quando diciamo si manifesta nella diciamo in rete e quindi necessariamente insomma in un contesto, in una realtà che è una realtà per l'appunto virtuale, ma in realtà i segnali e la diciamo e la il fatto che questi fenomeni risultino nascosti diciamo accade anche quando parliamo di bullismo e non soltanto di cyberbullismo. Per questo è importante che diciamo che tutta la comunità in qualche modo, no, come comunità educante sia sensibilizzata e sia consapevole appunto dell'esistenza di questo tipo di situazioni, e quindi sia anche diciamo tutti, no, in qualche modo devono essere sensibilizzati e pronti per poter raccogliere qualsiasi segnale, insomma anche quelli più deboli. Quindi mi riferisco ovviamente al campo, cioè alla scuola prioritariamente, perché sicuramente quello è il settore, l'ambito dove i ragazzi vivono e quindi dove molti segnali, anche se pur deboli, possono manifestarsi in quella sede. Ovviamente i genitori, e quindi ho già detto insomma la scuola, i genitori, gli insegnanti, gli educatori e anche tutte quelle realtà, diciamo anche associative oppure del terzo settore, che lavorano con i ragazzi e con gli adolescenti e con i giovani, che quindi possono diciamo captare ogni diciamo ogni segnale che manifesta e che diciamo che sottende appunto il verificarsi di fenomeni di questo tipo. E quindi comunità educante, prevenzione, diciamo,
dicevo, quindi prevenzione, perché ci troviamo di fronte proprio ad una, a situazioni che vanno, diciamo, non soltanto intercettati dopo, ovviamente è chiaro, questo è sempre importante, come dicevo, anche rispetto ai segnali più deboli, ma bisogna agire molto in via preventiva, quindi come dire, evitare che si corrano diciamo, determinati rischi, e quindi fare in modo che determinati rischi possano essere meglio, diciamo, meglio gestiti e meglio governati, meglio controllati. Quindi intanto i ragazzi che devono essere, diciamo, possono, cioè si può svolgere un'importante azione educativa affinché possano affrontare determinate situazioni e quindi possano meglio, diciamo, muoversi, per esempio nella rete, ma questo ovviamente vale anche nella vita di tutti i giorni. Quindi tutte le nostre attività, i nostri progetti si muovono molto in questa direzione. In questa direzione, quindi, come dicevo, dal 2014 che realizziamo progetti di questo tipo insieme all'Ufficio Giovani, ed in particolare, come dicevo, attraverso attività di coprogettazione, perché crediamo molto nel fatto che anche altri soggetti possano mettere in campo le loro competenze, e quindi insieme a noi, quindi insieme appunto all'Ufficio Giovani, nel caso specifico di questi progetti, possano realizzare attività soprattutto nelle scuole, o anche in alcuni casi anche fuori dalle scuole, proprio per sensibilizzare, come dicevo, e per creare una vera e propria cultura e una consapevolezza sempre più diffusa rispetto a questo tipo di situazioni che peraltro diciamo negli ultimi, in questa contingenza anche che stiamo vivendo in questo oramai da diversi mesi, sicuramente diciamo rischia insomma di manifestarsi in maniera ancora più significativa, perché insomma tutti oramai sappiamo tutti insomma che tutto il tema appunto dell'emergenza sanitaria ci porta diciamo a dover diradare in qualche modo, no, le relazioni sociali, quindi questo vale anche per i ragazzi, per i giovani, e quindi questo significa sempre più vivere in qualche modo, no, una parte della propria vita nella rete, quindi a maggior ragione questo vuol dire che anche diciamo i rischi di poter incorrere in situazioni poi di bullismo o soprattutto di cyberbullismo possono essere sono rischi ancora più significativi, e quindi diventa anche per questo insomma l'occasione di oggi, penso che sia un'occasione molto importante per tutti, diciamo anche per noi che ci occupiamo appunto di educazione, e quindi siamo però sempre sempre aperti, no, a dover ad acquisire anche nuove competenze, a capire meglio insomma questo tipo di fenomeno, e quindi capire anche quali possono essere i progetti, le azioni, insomma le attività che possiamo mettere in campo proprio per favorire quella consapevolezza, ecco, più diffusa, che deve coinvolgere i ragazzi prima di tutto, e poi tutti gli adulti di riferimento ai quali i ragazzi poi fanno per l'appunto riferimento, dai genitori ma anche educatori, insegnanti, appunto come dicevo prima. Ecco, un altro aspetto che vorrei evidenziare, mi viene suggerito in qualche modo anche dalla lettura della legge di cui già si parlava prima, ma soprattutto dopo con l'intervento di Elena Ferrara, dell'ex senatrice Elena Ferrara, verrà sicuramente approfondito. Ecco, però ci tenevo insomma un po' a mettere in evidenza che leggendo il testo anche della norma, della legge, soprattutto quello che mi colpisce in particolare è che viene messo molto in evidenza, cioè non soltanto l'aspetto ovviamente degli strumenti, delle modalità diciamo con le quali questo tipo di fenomeno può essere affrontato, ma soprattutto quello che mi colpisce di più e che vorrei appunto sottolineare è proprio l'aspetto del coinvolgimento, no, di tanti attori. Cioè per affrontare questo tipo di fenomeno è importante che siano tanti ad essere appunto coinvolti, tanti che possano fare la loro parte.
Tra questi, diciamo, tra i tanti attori, ci sono sicuramente i servizi educativi territoriali. Io credo che in questo senso, come enti locali, quindi come comune, in questo caso come comune di Bologna, possiamo fare tanto. Possiamo fare tanto attraverso la rete di noi come, diciamo, come comune. Ecco, volevo sottolineare che abbiamo una rete di educatori che lavorano all'interno dei nostri quartieri e che si relazionano costantemente con le scuole, quindi di ogni ordine e grado, quindi a partire dalle scuole secondarie, in realtà anche scuola primaria, insomma, ma anche sicuramente, viste le tematiche di cui parliamo, anche le scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, e quindi in questa relazione possono sicuramente dare un contributo, quindi un supporto importante alle scuole proprio per agire nella direzione della prevenzione di cui parlavo, di cui sottolineavo prima l'importanza. Quindi con questo voglio dire che i progetti che noi da diversi anni, come dicevo, portiamo avanti, non sono progetti, cioè non sono progetti isolati, sono progetti ai quali diamo continuità e sono progetti che vanno ad integrare un'attività, diciamo, molto ampia che agisce proprio nell'ottica della prevenzione sia di fenomeni che, come il bullismo, il cyberbullismo, ma anche di altri, diciamo, di altri fenomeni di disagio che purtroppo, diciamo, molto, che in alcuni casi, insomma, possono caratterizzare, purtroppo interessare la vita di molti ragazzi, di molti adolescenti. Ecco, inoltre, vorrei sottolineare anche un altro filone di interventi e di attività che da diversi anni portiamo avanti. Già prima l'assessore un po', diciamo, accennava a questo aspetto, e cioè l'attività di sportello, un'attività che noi svolgiamo soprattutto attraverso, come si diceva, attraverso l'Informa Giovani, quindi abbiamo un'attività di sportello rivolto ai giovani, maggiorenni, e quindi con un'attività proprio di consulenza psicologica. È il nostro sportello Psimbo, poi magari ne parlerà sicuramente anche Arianna Bellini, che è la psicoterapeuta di Dedalus, con cui portiamo avanti questa attività oramai da molti anni. Oltre a questo, però, abbiamo anche, sempre con Dedalus, un'attività di ascolto online, in questo caso rivolta sempre agli adolescenti oltre che ai giovani, e per noi questa attività è molto, molto importante, appunto perché è un'attività di ascolto anche online, come appunto dicevo, e quindi sono attività che possono favorire quell'azione, come dicevo prima, insomma, di cogliere anche a loro nascere determinate situazioni di disagio che poi possono nascondere anche fenomeni di bullismo o di cyberbullismo. Sempre in questa ottica di ascolto e anche di consulenza, in questo caso anche di tipo educativo, vorrei citare anche un'altra attività che abbiamo iniziato a svolgere già da 2 anni, direi, in maniera sperimentale in alcune scuole, che è un'attività di counseling educativo. Quindi in questo caso ci spostiamo, diciamo, dall'aspetto e dall'ambito più di tipo psicologico verso un ambito di tipo educativo. In alcune scuole abbiamo avviato in via sperimentale questo tipo di attività, che viene svolta proprio da educatori che sono specializzati appunto in counseling, e anche in questo caso svolgono un'attività di ascolto nei confronti dei ragazzi, che in relazione ovviamente sempre agli insegnanti, nel senso che sono attività che svolgiamo sempre in collaborazione con le scuole, quindi in questo caso sono gli insegnanti che in qualche modo indirizzano i ragazzi che possono manifestare appunto situazioni di disagio, insomma, di qualsiasi natura, a rivolgersi appunto all'educatore, che può diciamo appunto sostenere in qualche modo, no, dare un supporto di tipo educativo, e poi eventualmente ovviamente in questo tipo di relazione possono emergere anche situazioni più importanti che poi vengono chiaramente indirizzate e trattate in una maniera anche, diciamo, su un livello
diverso, quindi non soltanto educativo, ma anche di tipo psicologico, insomma, o di altra natura, se necessario. Ecco, io ecco, no, cito proprio un'ultima cosa, poi mi avvio, un'ultima attività che ritengo particolarmente rilevante e significativa in questo ambito, poi mi avvio appunto alla chiusura, che sono quelle attività che realizziamo insieme all'area welfare nell'ambito del progetto Città Sane. Anche in questo caso si tratta di attività di prevenzione che hanno soprattutto a che fare con le tematiche legate all'uso e quindi di sostanze come appunto alcol oppure sostanze, ma da qualche anno viene portata avanti anche un'attività che riguarda proprio il tema della rete, dell'uso della rete e dell'uso delle tecnologie digitali, ovviamente in una logica sempre di diffusione, di una maggiore consapevolezza evidentemente su un uso più consapevole, quindi in questo senso sicuramente è un'attività che si tratta di progetti che vanno proprio nella direzione di ridurre il rischio che come sappiamo, cioè quei rischi che come sappiamo possono essere insiti in un uso non adeguato e non consapevole appunto delle nuove tecnologie digitali. Ecco, io mi fermo qui e penso di aver occupato insomma abbastanza tempo e anch'io sono molto contenta di essere qui oggi e di ascoltare gli interventi che seguiranno, che sicuramente ci daranno spunti molto importanti proprio per proseguire anche il nostro lavoro e quindi essere sempre più presenti in ambito educativo per fare quella prevenzione, per investire su quella comunità educante di cui ho parlato all'inizio del mio intervento. Grazie. Grazie, cominciano ad arrivare in chat delle domande che vi invito ulteriormente a fare, perché alla fine così prevediamo un giro, insomma i vostri interventi sono molto stimolanti per chi ci segue, quindi cominciano a chiederci approfondimenti. La dottoressa Pepe ha ben evidenziato la differenza fra il fatto di fare formazione, trasmettere delle nozioni, cosa che insomma un po' viene fatta forse adesso dalla didattica a distanza, insomma abbiamo qualche difficoltà in più per il momento storico che stiamo vivendo, e l'educazione vera e propria. Agli insegnanti viene richiesto veramente uno sforzo ancora più impegnativo nel cercare di essere educatori a distanza. E quindi l'intervento che segue non solo è molto importante per gli insegnanti, ma credo che ogni genitore dovrebbe ascoltare quello che ha da dire Nicoletta Tomba. Nicoletta Tomba, per l'area educazione, istruzione, nuove generazioni del Comune di Bologna, è referente della comunicazione. Come tutti quelli che si occupano di comunicazione, è chiaro che più di altri si sono accorti del peso, come dice il suo intervento, che le immagini hanno assunto nella nostra quotidianità, online e offline. Hanno un peso appunto nella nostra esistenza e un altro peso altrettanto gravoso noi attribuiamo ad esse. E spesso lo facciamo per noi stessi, ma anche per altri che subiscono queste nostre immagini. Nicoletta Tomba è autrice di un libro che si chiama Escursioni digitali, che in particolare prende in esame per gli insegnanti la legge 92 del 2019 che si occupa di educazione civica digitale, ma come dicevo è un tema che è molto importante anche per i genitori. Nicoletta Tomba, prego. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio anch'io molto l'organizzazione tutta e di avermi dato spazio per parlare di cyberbullismo. Un argomento che ha sicuramente urgenza di essere trattato sempre di più allargando l'uditorio, ma che fa parte di un tema appunto più allargato del digitale. Per quel che mi riguarda, l'utilizzo delle immagini nel digitale, tema che è a me molto caro e del quale mi sto occupando da qualche tempo. Le immagini si inseriscono nel cyberbullismo perché sono un'arma ulteriore che il bullo può utilizzare e ampliare la sua azione malevola nei confronti della persona bullizzata. Partirei proprio dal titolo che ho dato a questo intervento, che si chiama Foto-grammi, quanto pesano le immagini sul web.
In quel Pesaro, come già stato anticipato, ho intenzionalmente messo due tipi di valenze. La prima è quanto peso diamo noi alle immagini, quanta importanza diamo loro, mentre la seconda è proprio quanto pesano, nel senso di gravano, quanto sono pesanti, poi che ripercussioni hanno le immagini nella nostra vita o soprattutto nella vita poi del bullizzato. Io tenterò intanto di dare risposta alla prima domanda per cercare di tracciare insomma, la cornice di un quadro e di dare la portata di questo quadro generale che si svolge sul web per capire che importanza hanno e come mai vengono così evidenziate in tutta la storia dell'uomo. Mentre per la seconda risposta tenterò anche qua di dare un mio suggerimento, ma credo che vada ampliata con tutti i suggerimenti e tutti gli interventi che ci saranno a seguire, perché il tema ha necessariamente bisogno, come ha sottolineato la dottoressa Pepe, di essere trattato sotto tanti punti di vista. Allora, per cercare di capire proprio dal punto di vista storico quanta importanza hanno le immagini, che peso diamo loro, dobbiamo addirittura andare nella preistoria e capire che le immagini soddisfano un bisogno atavico dell'uomo. Dobbiamo andare nella preistoria, precisamente nel Paleolitico, sto parlando di un tempo che va dai 2 milioni e mezzo ai 10.000 anni fa, un tempo che sicuramente non vedeva l'uomo nella sua vita di comfort migliore, anzi tutte le sue energie sicuramente erano indirizzate alla propria sopravvivenza, eppure proprio in quel periodo nelle pareti, delle caverne compaiono le prime pitture rupestri. Quindi la pittura rupestre è a fianco a una vita dell'uomo estremamente difficile, quindi significa che doveva esserci comunque per soddisfare un suo bisogno. La farò breve, dalla preistoria in poi la farò breve, arriverò velocemente al contemporaneo dicendo che le immagini comunque in tutta la storia hanno sempre più soddisfatto dei bisogni e i bisogni sono sempre cambiati e si sono sempre attualizzati. Anche oggi rispondono a un bisogno, il bisogno prevalente sembra quello dell'apparire. Non prenderei con leggerezza l'esigenza di apparire, perché non lo è. In un mondo così frammentato, l'esigenza di apparire è l'esigenza di esserci, quasi un'esigenza di esistere. E passerei, anche qua per farla velocemente, dalla preistoria, passerei al 1928 con Paul Valéry, che anticipa in maniera profetica che le immagini arriveranno nelle nostre case, lui diceva, come l'acqua corrente, e diceva che saremmo stati invasi da degli impulsi luminosi, ed effettivamente aveva ragione. Siamo molto invasi dalle immagini, da impulsi luminosi, ma non più nelle pareti della casa nostra, come lui diceva, ma attraverso il telefonino. Lo smartphone è una delle parole chiave di tutto questo incontro, perché la tecnologia che ci ha portato lo smartphone ci permette poi di fare parecchie cose. Che cosa ci permette di fare? Lo smartphone, attraverso la fotocamera, è in grado di produrre immagini. Siamo nella frase produttiva, cattura immagini, è capace di memorizzare le immagini nella memoria del telefonino, ma può fare una cosa ancora maggiore, è capace di pubblicare le immagini. Chi non ha spazi personali sul web, per esempio un proprio sito o altri spazi personali, generalmente le immagini le pubblica sui social. E questa è un'altra parola chiave di questo fenomeno che stiamo vivendo. Ricordo, probabilmente l'avvocato Russo lo farà meglio di me, che pubblicare, la pubblicazione corrisponde nella norma alla diffusione, cioè significa alla cessione di un dato, in questo caso di immagini, a un numero non definito di persone. Effettivamente questa cosa accade perché una volta pubblicata l'immagine sul social, probabilmente con l'intenzione di destinarla a un numero limitato di amici o una cerchia ben definita, per un gioco di rimbalzi dati dalla condivisione, in realtà questa immagine trova destinazioni molto lontane rispetto a quelle in cui si è pensato di rivolgere. Che cosa
in che mondo ci stiamo addentrando? Cerchiamo di dare delle indicazioni proprio di numeri. Tutti gli anni We Are Social per Hootsuite pubblica un report che tutti gli anni lo pubblica a gennaio e si riferisce all'anno precedente. Quello del 2019 ci dà dei dati piuttosto importanti per quel che riguarda le immagini. Su Instagram, per esempio, ogni secondo, e scusate la teatralità, ma è questo, ogni secondo vengono pubblicati 3.600 immagini per un totale di 8.500 like. Il meccanismo dei social fa sì che alla pubblicazione c'è più del raddoppio del compiacimento, cioè si innesca una forma di eccitazione collettiva che fa sì che venga rinforzato l'atto di ripubblicare altre foto. Mi piacerebbe molto che la dottoressa Bellini poi entrasse un po' in questo argomento, perché ritengo che sia veramente meritevole di un focus particolare. Continuo dicendo che su Facebook invece vengono pubblicati sempre al secondo 41.000 post, molti dei quali contengono ovviamente immagini. Cambiando la scala di misura, cioè prendendola al minuto, ci sono, vi leggo i dati, 104.000 foto al minuto per Snapchat e, attenzione, invece su YouTube ogni minuto circa 72 ore di video caricati. È uno scenario incredibile. In Italia, la situazione italiana, su 60 milioni di abitanti, 55 milioni sono gli utenti di internet, collegati per circa 7 ore al giorno, 2 ore e mezza circa delle quali sono collegati sui social. Un'altra ricerca, giusto per avere di nuovo tutti i dati che ci servono poi per aprire la discussione, condotta da IARD, Società della Medicina di Adolescenza, una ricerca condotta nell'anno scolastico 2018-2019, quindi sicuramente i dati in questo momento saranno diversi, dice che solo una percentuale marginale dei bambini ha lo smartphone dopo i 12 anni, il 60% invece ce l'ha tra i 10 e gli 11 anni, mentre il 28% addirittura prima dei 10 anni. Che cosa fanno i bambini? Hanno il loro smartphone, aprono in maniera illegittima, perché teoricamente ci sarebbero dei vincoli temporali differenti per entrare nei social, aprono il loro profilo social, entrano nelle stanze degli adulti, dove il linguaggio è quello degli adulti e le immagini sono quelle degli adulti. Cercano poi i loro ambiti e stanze private, ma questo è lo scenario. Il bullo che cosa fa? Il bullo può utilizzare, o meglio cyberbullo, può utilizzare queste immagini, prenderle e e ampliare quelle che sono già le sue tematiche, quelle che sono già le azioni che lui compie nella vita normale, ma può utilizzare le immagini per le azioni di derisione. Quindi può utilizzare immagini che sono per esempio già state pubblicate dal soggetto che sarà bullizzato, ma anche dai genitori del soggetto bullizzato. Può farlo perché i genitori, con intenzioni assolutamente benevole, magari pubblicano foto o video di atteggiamenti o di azioni che vengono colte nell'intimità, quelle che generalmente sono circoscritte nell'intimità familiare. Oppure può essere il bullo stesso, sempre il cyberbullo stesso, che pubblica immagini per voler infierire, per voler ampliare la cassa di risonanza di quello che sta compiendo, per avere, sempre per l'effetto dei rimbalzi che abbiamo detto prima, avere un uditorio molto più ampio. È famoso il caso cagliaritano, delle due ragazze cagliaritane che escono dalla scuola e per un litigio fra le due ragazzine è ripreso, peraltro dai compagni che pur presenti non intervengono nella scena se non per riprenderla, immagini che poi sono veicolate sicuramente su canali social privati, ma che poi vengono pubblicate su Facebook. Nel giro di un paio d'ore, come si diceva prima, raggiungono migliaia di visualizzazioni. Quindi il problema è molto vasto.
va trattato sia in famiglia che a scuola che in società. I sistemi di contenimento, quindi, sia dal punto di vista della precauzione, ma anche una volta che sono le immagini entrano nel circuito, possono essere monitorate e definite anche dalla società, dalla famiglia e dalla scuola, con il mancato compiacimento, la mancata condivisione e, in maniera prioritaria e preventiva, nella mancata pubblicazione. Cioè, dovrebbe esserci una cultura consapevole che fa sì che non ci sono pubblicazioni, specie se riguardano minori, di foto o video, come dicevamo prima, che rientrano nella sfera privata. Foto o video che possono prestare il fianco a critica o quantomeno a derisione o a presa in giro o a denigrazione, tutte le azioni che effettivamente possono essere messe in campo da chi vuole nuocere, da chi vuole utilizzare le immagini in maniera malevola. Direi che l'unica soluzione è quella che stiamo tenendo e mettendo in pratica oggi, è aprire il dibattito, aprire l'auditorio, aprire sempre più tavole, in modo che siano sempre più rese azioni di consapevolezza in chi sta tutti, cioè in chi sta partecipando alla vita social e chi è tutore del minore che lui stesso partecipa alla sua vita social. Voglio terminare l'intervento solamente parlando di un intervento che fece, secondo me, in maniera profetica, come Paul Valéry, il professor Stefano Rodotà. Lo fa nel 2001, quando era presidente dell'autorità garante alla privacy. E ricordo, per dare un elemento di riferimento temporale, il 2001 era l'anno delle Torri Gemelle, evento che tutti abbiamo seguito su tutti i mezzi di comunicazione di massa, non attraverso i social, perché nel 2001, pur vicino, i social non c'erano ancora. Ricordo che la parola social viene coniata nel 2003, 2 anni dopo, quindi è assolutamente importante questo intervento, perché è veramente profetico. Bene, nella presentazione annuale del report che faceva il presidente dell'autorità garante della privacy, ve lo leggo, diceva che la tutela dei dati è un diritto fondamentale della persona, una componente essenziale della nuova cittadinanza, non solo per respingere invasioni indesiderate e inopportune, ma anche per evitare di essere costruiti dagli altri, e la costruzione fatta dagli altri a volte può essere veramente cagionevole di danno. Sono disponibile per altre domande, ma aprirei così la discussione e lascerei l'indagine su quanto pesano le immagini in generale, quanto pesano le azioni dei cyberbulli, ai relatori che verranno dopo. Grazie. Grazie, Nicoletta Tomba. Qualcuno di coloro che ci segue ci sollecita dicendo che in relazione alle cosiddette nuove tecnologie la scuola non fornisce gli strumenti di consapevolezza digitale e che è una cosa che riguarda trasversalmente tutti. In realtà, come abbiamo visto dall'intervento di Nicoletta, che ci ha ricordato la legge 92 del 2019, come sentiremo dall'intervento dell'onorevole Ferrara, gli strumenti ci sono, non sempre vengono applicati, questo è un annoso problema. Però oggi vogliamo raccontare anche una buona prassi bolognese del nostro territorio. Infatti, tra i nostri ospiti c'è Teresa Gangemi, che è un'insegnante e una consulente scolastica dell'Istituto Aldini Valeriani. Per noi di Bologna è una scuola famosa per tanti aspetti, sicuramente perché è un istituto tecnico d'eccellenza, forma professionisti che, si usa dire, trovano subito lavoro appena escono da questa scuola. In realtà di per sé è anche un ambiente forse un po' difficile da vivere come adolescente, come insegnante. Teresa Gangemi ci racconta di questa sua esperienza alle Aldini Valeriani. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo appunto Teresa Gangemi e sono un'insegnante di teoria e tecnica della comunicazione presso l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna. Intanto vi ringrazio per l'opportunità data a me e alla nostra scuola per raccontare un'esperienza per noi significativa e anche molto bella, perché in qualche maniera ha modificato il nostro modo di far scuola, di intervenire rispetto alle tematiche del disagio.
È un'esperienza alla quale noi teniamo tantissimo, che è attiva nel nostro istituto da 5 anni. Questa vorrei che fosse un'occasione, diciamo così, per condividere la nostra esperienza, ma anche per conoscerci, per confrontarci e per offrire uno spunto per una possibile organizzazione di intervento anche in altre scuole. La realtà degli Aldini Valeriani, come dicevate, è enorme. Abbiamo 2.500 studenti, circa 300 insegnanti, 6 istituti e ovviamente immaginerete che questo significa, diciamo, difficoltà nella difficoltà. Non si poteva che rispondere a questa difficoltà se non con un'organizzazione strutturata in maniera da coinvolgere più forze che potessero agire e supportarsi. Nel 2015, anno di avvio della mia esperienza come funzione strumentale per i servizi agli studenti, ho dovuto prendere atto che le richieste erano tante e varie. A questo punto ho pensato di avviare un lavoro in team, in modo da creare un gruppo che potesse, diciamo così, per competenza e anche per passione, rispondere alle varie esigenze che si presentavano. Ogni scuola ha già al suo interno dei referenti, come tutti sappiamo, che si occupano di lavorare in diversi ambiti. La novità, se vogliamo dire così, che abbiamo provato a introdurre è stata quella di raggruppare le referenze, creando occasioni di scambio e di incontro, per fare in modo che tutte lavorassero in maniera sinergica, per parlarci di più, diciamo così. Quindi abbiamo raggruppato tutte queste referenze, individuate dagli organi collegiali e dal dirigente, ed è così nato il gruppo Benessere. Siamo nel 2015. A quel punto ci siamo mossi dall'assunto, diciamo così, che l'insegnante deve comunicare il fatto a cui ha assistito e ha avuto notizia, tornando alla nostra tematica di oggi, di bullismo e di cyberbullismo. Per fare ciò ci siamo resi conto che era, diciamo così, di fondamentale importanza inserire all'interno del gruppo un referente legale che ci ha aiutato a muoverci nella consapevolezza della legge. Lo sportello legale è utile ovviamente per la formazione degli insegnanti e per supportare i ragazzi e le famiglie. Quello che abbiamo fatto è stato pensare ai ragazzi e a quello che poteva farli stare bene. Essere ascoltati in maniera qualificata è importante e a volte può fare la differenza. E poi pensare ad un adulto, diciamo così, che ti possa dare dei consigli e informarti sui tuoi diritti per tutelare te stesso è sicuramente un adulto che aggiunge qualcosa in più nel nostro percorso. Alle figure delle quali vi ho parlato si sono poi aggiunti i referenti del territorio. Da questa prima esperienza è nato un tavolo di confronto e di raccordo con le varie figure del territorio e questo si è consolidato nel tempo fino a diventare una realtà stabile della nostra scuola e che funziona per rispondere al bisogno di benessere degli studenti. La prima azione è stata quella di creare dei laboratori. Vi vorrei raccontare questa cosa in maniera molto concreta. Abbiamo attivato proprio dei laboratori e li abbiamo visti come delle esperienze significative e ve ne voglio riportare giusto qualcuna. Abbiamo attivato un primo laboratorio che abbiamo chiamato Tecla, tecniche di comunicazione per liberare autonomia. La tematica centrale era quella della gestione dei conflitti, perché ci eravamo resi conto che le situazioni legate alle forme di bullismo e cyberbullismo avvenivano soprattutto nelle classi del biennio e ci siamo attivati per pensare a percorsi per intere classi del biennio, senza però escludere le classi del triennio dagli interventi. Durante le ore di comunicazione, quindi di teoria e tecnica della comunicazione, le classi del triennio venivano preparate per svolgere i loro interventi con i ragazzi del biennio. L'idea era quella di preparare dei momenti in piccoli gruppi che venivano poi gestiti da alunni più grandi e che avevano lo scopo di sviluppare attraverso giochi di ruolo, esperienze strutturate, degli spazi di raffronto, di condivisione e di riflessione. Questi erano momenti formativi per tutti, per i ragazzi, ma anche per noi adulti che partecipavamo attivamente. Per i ragazzi del triennio che si trovavano di fronte a momenti di conflitto, anche se era simulato ovviamente, ma comunque da gestire e da spiegare ai ragazzi più piccoli del biennio. Tutto questo in un'ottica di peer education. Le ragazze del triennio erano i ragazzi di grafica, e quindi è stato possibile produrre delle manifesti e delle campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandina proprio sul bullismo e cyberbullismo per lavorare anche sulle competenze specifiche. Anche le immagini diventavano delle occasioni per riflettere insieme sulla tematica, sulle conseguenze delle azioni e per riflettere sul concetto di persona e cittadino,
che cresce e matura, diciamo così, nella consapevolezza delle proprie azioni responsabili. Il Tegla è diventato uno spazio, un momento di espressione libera delle proprie emozioni e del proprio vissuto. Ci siamo resi conto durante questi momenti laboratoriali che le tematiche del bullismo e del cyberbullismo erano ricorrenti, magari declinate in maniera tale da non essere sempre riconosciute come tali dai ragazzi. Vi era la difficoltà a dare un nome alla problematica. Si parlava di violenza, si parlava di scherzi, a volte di scherzi eccessivi, ma difficilmente i ragazzi davano proprio questo nome. Allora abbiamo deciso di partire dall'informazione, facendo quello che noi insegnanti facciamo anche per vocazione, noi spieghiamo. E quindi abbiamo spiegato, abbiamo informato, abbiamo detto che ci sono delle tutele e oggi, grazie anche alla senatrice Elena Ferrara che è qui e che abbiamo l'opportunità di ascoltare tra poco, ci sono anche delle leggi e che queste sono chiare e tutelanti per i ragazzi. Abbiamo spiegato che anche loro possono denunciare e che devono farlo. I ragazzi, devo dire, si sono sorpresi di questa cosa positivamente. I ragazzi che hanno compiuto 14 anni di età possono presentare un'istanza per chiedere il blocco, la cancellazione, l'oscuramento, e questa era una cosa che per loro era assolutamente incredibile e anche positiva, insomma, l'hanno colta come una cosa veramente bella. A quel punto, quindi passando dall'informazione e dall'esperienza del laboratorio, ci siamo resi conto che era fondamentale lavorare sulla comunicazione, perché vivere il problema è una cosa, saperlo comunicare è un'altra. E allora, per rispondere a questa esigenza, abbiamo dedicato grande spazio al tema della comunicazione, che è stata centrale nei nostri interventi. Gestire bene la comunicazione significava imparare a esprimere il disagio e il bisogno, imparare a comunicare bene sui social. Diceva chi mi ha preceduto quanto è importante il lavoro sul social, sulla comunicazione, imparare a tutelarsi comunicando in maniera consapevole. Da questa esperienza ci siamo mossi nell'ambito dei possibili interventi da mettere in atto e sostanzialmente ci siamo concentrati su alcuni aspetti. Prevenire informando, perché sta alla base sicuramente della nostra, diciamo, del nostro lavoro. Creare attività di monitoraggio per comprendere qual era la situazione che avevamo davanti, attivare sportelli di supporto, tessere reti con il territorio, preziosissimo, colloquiare con i soggetti corresponsabili, creare protocolli interni alla scuola e creare protocolli con le forze dell'ordine. Per fare questo, la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di formarci, prima noi adulti, per poter rispondere con conoscenza e con competenza, sapendo che il dialogo educativo è sempre in costruzione e che non si può lavorare da soli. E quindi abbiamo chiesto aiuto a chi per competenza ovviamente ci poteva formare. Abbiamo tenuto costante rapporto con le forze dell'ordine, i servizi del territorio e la famiglia, che va sempre coinvolta ovviamente la famiglia in un'ottica di alleanza educativa. A quel punto abbiamo preso atto del fatto che il territorio offriva tantissimo, ad esempio lo spazio giovani che abbiamo conosciuto in questa occasione è un importante contributo offerto dal nostro territorio e diventa un'occasione di ascolto costante e qualificato per un sostegno psicologico. Dicevate prima quanto è importante il sostegno psicologico, ovviamente questo è possibile proprio utilizzando i servizi offerti dal territorio. A questo punto sono nati dei laboratori incentrati sulla comunicazione. Due esempi che vi voglio raccontare sono quelli della Disputatio e dei racconti di vita. Sono stati due esempi positivi che vorrei condividere. Le Disputatio vertevano su argomenti legati al bullismo e al cyberbullismo. Vi erano delle domande che nascevano dopo aver visionato dei cortometraggi. La classe era divisa in due gruppi, in base alla posizione che gli studenti decidevano di assumere, i pro e i contro rispetto a una tematica. Venivano individuati per ogni gruppo un moderatore e un portavoce. Il moderatore aveva il compito di dare la parola e di ammonire chi non rispettava i turni di parola o dialogava senza adeguato rispetto o con eccessiva aggressività verbale. Il portavoce raccoglieva le opinioni all'interno del gruppo e le riportava in forma sintetica, ma possibilmente efficace per difendere la tesi e dar vita al dibattito. Infine l'insegnante dava un feedback relativo a quanto emerso. Erano quindi dei veri e propri momenti di gestione del conflitto e di discussione costruttiva su quanto poteva essere considerato argomento di discussione.
erano dei laboratori di comunicazione, delle esperienze, ma noi li abbiamo sempre vissuti come spazi di dialogo e di confronto. La tematica era sviluppata in senso teorico, parlando di cosa sia il bullismo e il cyberbullismo, ma anche in senso pratico, cioè creando competenze nell'ambito della comunicazione non violenta. Infatti, alla fine si cercava insieme un punto ragionevole di accordo, così da non rimanere fermi nel conflitto. Diventava in questo modo un percorso di acquisizione di quelli che sono i valori di cittadinanza attiva. Altra attività significativa è stata quella del racconto di vita. Uno studente raccontava un'esperienza diretta o indiretta legata alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, mentre i compagni ascoltavano in silenzio. Il loro compito era solo quello di ascoltare. L'importante era esserci, saper ascoltare. Era un momento di ascolto, un momento di valorizzazione della tematica della differenza e dell'accettazione della differenza. Quindi quanto un ascolto, chiamiamolo attivo, può far la differenza. Era un momento di educazione alla differenza, quindi, ed era anche un altro obiettivo, un obiettivo che mi sento di sottolineare se uno si vuole occupare di bullismo e di cyberbullismo, perché alla base dell'educazione alla differenza vi è il percorso di prevenzione che possiamo fare per sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo e il cyberbullismo. Attraverso questo laboratorio abbiamo lavorato quindi sul punto di vista, quello che per me può essere uno scherzo, per te può essere un'offesa. E questa è un'altra cosa che è, come dire, stata di grande importanza per i ragazzi. Anche la leggerezza con la quale comunicano è stata un'occasione di riflessione per loro. Quello che per me può essere una frase detta con leggerezza, per te può essere un macigno, diciamo così. Da questa esperienza abbiamo compreso che i ragazzi sono capacissimi di ragionare e di soffermarsi rispetto all'azione e che se questo non avviene è perché spesso le azioni dei bulli e dei cyberbulli sono azioni prive di senso o apparentemente prive di senso. Fare ragionare i ragazzi sul senso può essere un passo in più per favorire in loro atteggiamenti nuovi e positivi verso gli altri. Dopo i primi anni di esperienza, arrivo alla situazione, diciamo, attuale, abbiamo riorganizzato il gruppo benessere alla luce di quanto è emerso per migliorare sempre di più gli interventi e rendere più efficace la struttura in base ai contributi offerti. Ci siamo riorganizzati e veniamo quindi a quella che è, dicevo, l'esperienza attuale. Adesso siamo arrivati a individuare 8 aree di competenza, cioè noi ci occupiamo di 8 tematiche, diciamo così, di 8 settori, mi correggo, e 5 di queste si occupano di bullismo e di cyberbullismo, ovviamente trattando queste tematiche in maniera diversa. La prima area è quella della consulenza scolastica, che si occupa dell'ascolto del disagio. All'interno di essa si ipotizzano i primi interventi, chiamando a intervenire le altre aree e i soggetti adulti che a vario titolo devono essere interpellati. Prima di tutti il dirigente scolastico, che ascolta e svolge tutti gli interventi che ritiene ovviamente opportuni, considerando la situazione nel suo insieme. Raccordandosi con quanto indicato dal dirigente scolastico, l'area della consulenza si occupa di orientare il ragazzo in senso più ampio rispetto alla situazione. Negli ultimi anni si è ragionato per creare dei percorsi personalizzati di aggancio dentro e fuori la scuola e per evitare la dispersione scolastica, e questo un altro tema tristemente connesso, interconnesso con quello del bullismo e del cyberbullismo. I ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, che hanno i loro carnefici a scuola, pensiamo a questo, iniziano a non voler più venire a scuola e nei casi più gravi sviluppano comportamenti di chiusura estrema verso il mondo, fino a non voler proprio uscire di casa. Questa è una cosa che ci è capitato molto spesso e quindi abbiamo capito che è importantissimo ragionare anche in termini di percorsi antidispersione scolastica e dare grande attenzione a questo aspetto. Quindi i docenti dell'area di consulenza scolastica si raccordano anche con coloro che si occupano di antidispersione e anche con coloro che si occupano dell'area dei bisogni educativi speciali. Altro settore importante,
per la tematica del bullismo e del cyberbullismo, perché spesso il ragazzo o la ragazza che è vittima di bullismo, ma anche il bullo stesso, hanno bisogno di interventi che includano la creazione di un piano individualizzato e personalizzato, pensato in relazione, diciamo così, al momento speciale della loro vita e che richiede da parte della scuola un supporto speciale che possa supportare il vissuto del momento. Abbiamo poi all'interno del gruppo benessere l'area dei servizi per studenti che vengono coinvolti attraverso chi si occupa all'interno di quest'area dei regolamenti disciplinari, delle sanzioni possibili e delle procedure. Quest'area è molto delicata perché deve operare affinché non passi mai l'idea che la sanzione sia la soluzione. Siamo a scuola e ci occupiamo di educazione e formazione, e sanzionare non ha senso se non è vista in quest'ottica. Bisogna quindi declinare il progetto sul ragazzo e sulla classe sempre in chiave rieducativa e di supporto e mai in un altro senso. Ecco perché noi lavoriamo in stretta relazione con l'area dei bisogni educativi speciali. Altra area fondamentale che si occupa di supportare il ragazzo di fronte a tematiche di questo tipo e a problematiche di questo tipo è quella dello sportello di ascolto. Ne avete parlato diversi di voi finora, e chiaramente è un'area importantissima sia per presenza che per attenzione verso quanto viene loro riferito. E poi, e non ultimo per importanza, si agisce con l'area di raccordo con il territorio, al cui interno vi sono alcuni rappresentanti dei servizi educativi e sociali con i quali lavoriamo bene da diversi anni e che fanno un po' la differenza. Dialogare con i servizi del territorio significa intanto per la scuola chiedere loro aiuto, e devo dire anche ottenerlo, perché i servizi del territorio di Bologna sono molto attenti e molto presenti. E in questi anni le figure che si sono occupate di lavorare con noi, in stretto contatto con noi, sono state estremamente collaborative e attive per cercare insieme alla scuola soluzioni possibili. Anche i SAS, i servizi di aggancio scolastico, altra presenza importantissima nel nostro territorio, fatto di servizi e di associazioni che si occupano, diciamo così, di aggancio scolastico, si rivelano ogni giorno preziosi per noi per poter intervenire anche in momenti pomeridiani o alternativi al momento della didattica a scuola, insomma, con la presenza di attività educatori che affiancano i nostri ragazzi anche nello spazio fuori scuola. Ed è una presenza importante. Nei casi più gravi si coinvolgono, oltre ai servizi scolastici, anche le forze dell'ordine. È importante in questo caso che il loro intervento si svolga in sinergia con il Consiglio d'Istituto e che si consideri ogni intervento come una strategia educativa in cui sia coinvolta anche la famiglia, ovviamente, alla quale si chiede ancora una volta di stabilire quella che noi chiamiamo alleanza educativa, in questo caso mi viene da dire una reale alleanza educativa, che possa sentire il ragazzo, far sentire il ragazzo, diciamo, vittima, protetta e supportata, e il ragazzo bullo e cyberbullo circondato da adulti attenti e desiderosi di favorire il cambiamento del suo comportamento scorretto e del suo pensiero rispetto alla situazione. A questo punto possiamo dire, alla luce di questi 5 anni di attività del gruppo Benessere, le varie situazioni che abbiamo vissuto, che abbiamo raccolto finora buoni risultati, ovviamente migliorabili, e che attualmente possiamo dirci soddisfatti del percorso fatto, anche se ovviamente i nostri alunni meritano sempre di più e sempre più attenzione. Il prossimo passo, alla luce di quelle che sono le indicazioni attuali, è quella di creare una sinergia con il gruppo che si occupa di educazione civica. Perché, diciamo così, cos'è la lotta al bullismo e al cyberbullismo se non il desiderio di creare cittadini attivi e consapevoli? Ovviamente anche questa è una tematica importantissima. Permettetemi di chiudere ringraziando i miei colleghi, i colleghi che lavorano all'interno degli Aldini Valeriani e che si occupano di benessere per i ragazzi e che lo fanno senza guardare orario, senza guardare giorni, con grande dedizione. Ovviamente senza di loro il benessere per i ragazzi non può essere raggiunto, senza di loro, insomma, senza le loro attenzioni, i ragazzi forse non si sentirebbero così tanto tutelati e protetti, insomma.
È impossibile nominarli tutti, alcuni sono qui adesso che stanno ascoltando, ma ovviamente il mio grazie è un grazie sincero a loro per quello che fanno e a voi che state parlando di bullismo e cyberbullismo, ce n'è sempre bisogno. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie professoressa, per lei sono arrivate molte domande che alla fine quindi le sottoporremo. Abbiamo davvero capito dal suo intervento come sia vero il detto africano che ci vuole un intero villaggio per crescere un ragazzo, perché effettivamente è così. Abbiamo capito di quanto sia importante la connessione fra tutte le persone che si occupano di educazione intorno a un singolo ragazzo. Mi è piaciuto molto il discorso della personalizzazione, perché ragionare per categorie non è mai la chiave vincente. A volte noi tendiamo a etichettare i ragazzi, li chiamiamo NEET, li chiamiamo Kikomori, diamo delle definizioni, ma poi di fronte abbiamo la persona singola con la sua storia, i suoi bisogni. Ha evidenziato anche quanto è importante il coinvolgimento dei pari, la sensibilizzazione. Proprio per questo adesso vi facciamo vedere un video. Avviso gli ipersensibili come me, preparate i fazzoletti, perché davvero è commoventissimo, fa molto, prende molto, fa piangere. Io la prima volta che l'ho visto non riuscivo a smettere. È un video di forte impatto e racconta la storia di Carolina, mai più un banco vuoto. Quindi prendiamoci un momento veramente con il fiato sospeso per guardare questi 3 minuti di video. Silenzio! Silenzio ai posti. Buongiorno. Come qualcuno di voi avrà già notato, oggi in classe abbiamo una novità. Una nuova compagna. Ma lasciamo che sia lei a presentarsi direttamente. Ciao, io sono Stefania, vengo da Varese, ho 14 anni e che dire. Mi piace la musica, lo sport e credo molto nell'amicizia. Per questo non sopporto quando le persone tradiscono la mia fiducia. Me ne sono andata da Varese proprio perché persone che credevo mie amiche mi hanno tradita. È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa normale, quella a cui andiamo tutti. Insomma, chi non ha mai bevuto un po' di più in assenza di genitori? Beh, io quella sera ho bevuto un po' troppo. Ho vomitato in bagno e sono svenuta. A questo punto alcuni ragazzi che erano alla festa, al posto di chiamare mio padre e farmi venire a prendere, hanno fatto una cosa orribile. Hanno fatto finta di avere un rapporto sessuale con me mentre ero incosciente. E non si sono limitati a questo. Hanno ripreso il tutto con un cellulare. La mattina seguente io non ricordavo nulla, ma è bastato riaccendere il cellulare per ripiombare nella realtà. In sole 24 ore ho ricevuto 2000 messaggi di insulti. Mi hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno dato della puttana. Come si può essere così cattivi? Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare. Volevo stare in camera mia, da sola, non vedere nessuno. Le parole fanno più male delle botte. Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle 3 di notte del 2 aprile del 2014. La notte in cui ho scritto ti amo per la prima e l'ultima volta a mio papà. La notte in cui ho detto addio a Varese, a tutte le persone che credevo mie amiche e a quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, facendola finita per sempre. Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe. E non potete capire quello che vi siete persi. Thank you.
Devo dire che nonostante l'abbia visto ormai diverse volte, è sempre estremamente difficile parlare dopo un video così, soprattutto perché appunto la vera storia di Carolina Picchio, abbiamo letto tutti la cronaca di questa vicenda e a distanza di tempo ancora ci colpisce profondamente. Magari senza di lei, senza la tenacia di suo padre, senza Elena Ferrara, oggi però non ci sarebbe questa legge che tutela ragazze e ragazzi come Carolina. L'onere di proseguire dopo questo momento così intenso va a Paolo Russo, per fortuna è un veterano e quindi sarà sicuramente in grado di mantenere la rotta a differenza mia dopo questo video. È un avvocato, è il presidente dell'associazione Contra Ius, lo ospitiamo a distanza da Firenze e a lui il compito di raccontarci come le vittime del bullismo, del cyberbullismo possono legalmente tutelarsi da quello che accade loro. Prego Paolo. Buonasera a tutti, sono molto molto lieto di essere qui e non è affatto invece scontato riuscire a parlare anche per me dopo questo video che è così commovente, così intenso e così anche, insomma, permettetemi, impressionante, perché in effetti, insomma, è un po' sconvolgente pensare che tante ragazze come Carolina Picchio, ahimè, decidano di fare un gesto così, diciamo, definitivo, così terribile, perché non trovano soluzioni alternative, almeno apparenti, a quella che in qualche modo è lo stato di loro sofferenza. Grazie a Dio, anticipo subito, c'è stata la legge di Elena Ferrara, della quale dopo evidentemente avremo contezza di ogni dettaglio, perché questa legge è davvero ispirata proprio ad un diritto mite, che non vuol dire certamente un diritto, come dire, povero di contenuti, ma anzi un diritto che tutela i ragazzi e cerca di puntare tutto sulla prevenzione. Ecco, dicevo, grazie a questa legge davvero si sono fatti passi avanti enormi, ma ripeto, non voglio levare l'argomento ovviamente alla senatrice Ferrara, che 30 volte meglio di me potrebbe tranquillamente raccontarvi ogni dettaglio di questa legge. La cosa importante è che purtroppo, come dire, mi tocca anche a me parlare oggi anche delle responsabilità connesse agli atti di bullismo e di cyberbullismo, perché è vero che anche come avvocato al titolo personale e come presidente di questa associazione di giuristi che si chiama Contra Ius, vado anch'io spesso nelle scuole o comunque in tante occasioni come questa per parlare anche di prevenzione, perché anche un legale, insomma, spiegando le regole, spiegando le norme, può in qualche modo contribuire anche in minima parte a fare quella prevenzione che è tanto fondamentale. Però ahimè è vero che purtroppo molte volte dall'avvocato ci si rivolge molto spesso quando ahimè il danno ormai è stato fatto, quindi quando ormai il guaio è stato compiuto, come dire, purtroppo, e quindi si cerca di capire quali possono essere, come dire, le azioni per ottenere quella giustizia che a volte purtroppo è una giustizia molto relativa, perché se io fossi il genitore di Carolina Picchio, comunque di uno dei tanti ragazzi che ha perso la vita, non ci sarebbe mai nessun tipo di giustizia terrena che potrebbe in qualche modo compensare quella mia perdita o comunque, come dire, quel disagio che io avrò per sempre, perché chiaramente non sono riuscito a comprendere quel disagio e quindi a intervenire per salvare mio figlio oppure mia figlia. E comunque, ecco, dicevo, faccio l'avvocato e quindi, diciamo, mi occupo di diritto civile, di responsabilità e di risarcimento dei danni. E quindi, precisando ancora mille volte che io sono ben contento di puntare molto sulla prevenzione, sono felice della legge della senatrice Ferrara, perché veramente grazie a quella si può evitare anche questo argomento mio, però diciamo intanto nello stato attuale bisogna dire che sicuramente una grande responsabilità la rivestono gli adulti intesi come genitori da un lato e poi anche, perché no, tutti coloro che hanno l'obbligo di vigilanza sui nostri ragazzi, a partire evidentemente dal contesto scolastico, che è quello dove maggiormente, per la maggior parte delle ore, i nostri ragazzi passano le loro giornate, ora eccezione fatta in questo evidente periodo di lockdown, ma anche poi, perché no, in tutte quante le altre organizzazioni giovanili, quindi pensiamo alla realtà degli scout, pensiamo alle parrocchie, alle associazioni sportive, cioè lì il concetto comunque è abbastanza analogo, ci sono delle persone che ovviamente sono tenute alla vigilanza di questi ragazzi nel caso in cui accadano dei fatti illeciti
che possono essere afferenti a fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, anche per loro evidentemente è prevista una forma di responsabilità. Quindi, precisato che non sono un avvocato penalista e che quindi mi limiterò a dire che normalmente la responsabilità penale è personale, per cui se un giovane ha compiuto almeno 14 anni di età può evidentemente essere, può essere, come dire, indagato innanzitutto e poi proprio imputato per vari reati che evidentemente possono essere a carico suo addebitati e quindi subire un processo penale che si può completare con una condanna agli arresti, ma anche molto più spesso con una messa alla prova o comunque con l'affidamento a servizi sociali che possano in qualche modo cercare di indirizzare attraverso procedimenti virtuosi questi ragazzi sulla retta via. Ecco, però sotto il profilo civilistico diciamo che sono fondamentalmente tre gli articoli che sono il punto di riferimento cardine nel nostro codice civile e sono l'articolo 2046, 47 e 48. Il primo, che sostanzialmente dice che non può essere evidentemente condannato chi ha commesso il fatto quando era incapace di intendere e di volere, e di conseguenza il 2047 che dice che in quel caso, se il fatto è stato compiuto da un soggetto incapace di intendere e di volere, la responsabilità in termini di diritto civile, quindi responsabilità civile e conseguente obbligo di risarcimento del danno, spetta a carico della persona che era tenuta alla sua sorveglianza in quel momento. Ma sicuramente forse l'articolo proprio più importante di tutti sotto questo profilo è l'articolo 2048, perché l'articolo 48 dice che in particolare dal primo comma i genitori dei minori di età hanno evidentemente un compito educativo fondamentale, devono in qualche modo insegnare ai ragazzi non soltanto le linee educative basilari, ma proprio anche il rispetto delle regole e il saper stare evidentemente con gli altri in società, per cui è evidente che il genitore che si trovi di fronte ad un ragazzo, quindi al proprio figlio, che ha commesso degli atti illeciti che possono essere riferibili al bullismo e al cyberbullismo e che comunque, insomma, come dire, ha commesso dei fatti, quindi evidentemente di tale gravità, senza comprendere il disvalore anche delle azioni che ha compiuto, beh, allora in quel caso si prevede che il genitore risponda sostanzialmente dei danni che il ragazzo ha commesso, perché sostanzialmente è responsabile per quella che in gergo tecnico noi avvocati definiamo culpa ineducante. Cioè proprio la difficoltà, la incapacità di avere effettivamente educato correttamente quel ragazzo o quella ragazza e non avergli insegnato sostanzialmente a vivere. È difficilissimo che un genitore riesca in qualche modo a uscire fuori da questa responsabilità laddove gli venga addebitata. La prova che infatti viene richiesta sostanzialmente a un genitore perché non si possa dire responsabile delle azioni commesse dal figlio è quella che ancora una volta, usando una terminologia latina, indichiamo come probatio diabolica, cioè una vera e propria prova diabolica, difficilissima da raggiungere. Infatti il genitore dovrà provare di aver fatto tutto il possibile per avere in qualche modo impedito il danno, per aver evitato il danno. E vi rendete conto, chiunque di voi sia genitore, insomma, è veramente difficile dire che nonostante tutte le vostre buone intenzioni, tutta la vostra buona volontà, tutto il vostro impegno, insomma, se il vostro figlio, ahimè, commettesse un fatto di questa portata, insomma, sarà difficile riuscire davvero a dimostrare fino in fondo che voi il vostro compito educativo lo avete effettivamente portato fino in fondo e a buon fine. D'altro canto però questa responsabilità educativa non è l'unica forma di responsabilità civile che si ha quando abbiamo dei casi di bullismo o di cyberbullismo. Infatti molto spesso, come abbiamo detto, i nostri ragazzi vengono anche poi affidati soprattutto al mondo della scuola e quindi agli istituti scolastici. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Gangemi, il cui intervento mi è piaciuto, devo dire, veramente infinitamente, e ho sposato dalla prima all'ultima non solo le iniziative ma anche proprio il cuore con cui effettivamente si vede che fanno proprio le cose in questo istituto, e questa non è piaggeria ma veramente di cuore ve lo dico. Ma ecco, a prescindere, dico ora, in ogni caso è chiaro che la scuola ha anche degli obblighi di vigilanza su questi ragazzi che vengono affidati dal genitore la mattina quando si entra in classe, e questo comunque vale anche adesso, faccio un inciso, anche in questo periodo di lockdown, durante proprio le lezioni che vengono utilizzate con la didattica a distanza, cioè comunque c'è sempre un compito di responsabilità da parte anche, ahimè, degli insegnanti e d'altro canto genitori per controllare che effettivamente in qualche modo il figlio mantenga un atteggiamento educato e rispettoso da un lato e dall'altro che comunque insomma non commetta dei fatti sotto la vigilanza anche indiretta degli insegnanti.
E quindi dicevo, cosa succede nel caso in cui il ragazzo va a scuola e quindi commette un fatto di bullismo, di cyberbullismo? Si può presupporre lì che in questo caso, da un lato, l'insegnante o anche il personale ATA non abbiano effettivamente correttamente vigilato su quel ragazzo per evitare che quel fatto illecito venisse perpetrato, o quella serie di fatti illeciti, perché quando si parla di bullismo sapete che non può trattarsi evidentemente di un fatto isolato. Ma a quel punto evidentemente non ci sarà la colpa in educando che abbiamo visto nel caso dei genitori, ma una colpa, diciamo, parallela e anche alternativa, che è la colpa cosiddetta in vigilando. Le conseguenze sono le stesse, perché l'articolo di riferimento è sempre l'articolo 2048, stavolta al secondo comma. Le conseguenze in termini di responsabilità sono uguali, unicamente, diciamo, che nel caso della scuola sia una scuola pubblica non sarà direttamente l'insegnante o il personale ATA ad essere considerato responsabile diretto da un punto di vista della responsabilità civile di quella colpa in vigilando, risponderà direttamente il ministero, che poi evidentemente in caso di dolo o colpa grave dell'insegnante potrà rivalersi in sede di Corte dei Conti sull'insegnante che, ahimè, non ha correttamente vigilato e ha costretto il ministero a versare del denaro a titolo di risarcimento del danno. D'altro canto, anche il dirigente scolastico ha evidentemente la sua bella, diciamo, parte di responsabilità, perché il dirigente è chiamato a organizzare la scuola, quindi organizzare il lavoro di tutti, compreso quello degli insegnanti e del personale ATA, e a fare in modo che quindi tutto vada più o meno, diciamo, nel migliore dei modi. Per cui se io, il dirigente scolastico, non organizzo bene il lavoro degli altri, magari non metto in condizione anche quell'insegnante o quel personale ATA di poter correttamente vigilare. Ed ecco che quindi anche in quel caso la colpa in organizzando sarà addebitata al dirigente scolastico attraverso la figura del MIUR nel caso della scuola pubblica, e quindi anche in quel caso lì si andrà incontro ad un risarcimento del danno. Anche per gli insegnanti ed anche per i dirigenti scolastici vale la probatio diabolica di cui è l'articolo 2048 terzo comma, per cui vi assicuro che è veramente difficile anche per un avvocato che comunque si occupa da tempo di queste tematiche riuscire a difendere, ahimè, l'insegnante e comunque anche il dirigente scolastico di fronte a delle accuse importanti, perché la prova è veramente difficile da raggiungere. Ho detto dirigenti scolastici e ho detto evidentemente insegnanti, ma avrei potuto utilizzare anche responsabili dei campi scout, ripeto, oppure di dirigenti anche delle società sportive ed allenatori. Ecco, voi considerate sempre tutte le realtà associative, come ho già detto all'inizio, dove ci sono dei giovani e dove si può perpetrare un atto di bullismo e cyberbullismo, sono evidentemente soggetti allo stesso tipo di dinamiche. Ci sarebbe poi tanto da dire, per esempio lancio soltanto, come dire, un tema che meriterebbe solo quello, ahimè, un intervento o comunque un intero convegno. C'è anche un ruolo molto particolare da ricordare a carico dei ragazzi che sono spettatori di atti di bullismo o di cyberbullismo, perché anche gli spettatori evidentemente non sono soltanto a loro volta vittime di quello che vedono, a volte sono partecipi moralmente, come dire, dell'atteggiamento di bullismo o di cyberbullismo che vedono porre in essere da parte di altri loro compagni o di gruppi di altri ragazzi, eppure non intervengono per difendere il compagno, eppure non intervengono per soccorrerlo quando effettivamente magari abbia subito delle conseguenze anche per esempio sul piano fisico. Ebbene, abbiamo fatto anche dei convegni interessanti, anche noi avvocati, parlando proprio della possibilità, sotto il profilo sempre della responsabilità civile, che si possa addebitare, per esempio, una colpa in educando da un lato e una colpa in vigilando dall'altro, a carico dei genitori, per esempio dei ragazzi che sono stati spettatori omissivi, perché si può immaginare che se io effettivamente sono il genitore di un ragazzo che proprio volutamente in qualche modo ha omesso di intervenire perché moralmente in qualche modo supportava il comportamento delittuoso o comunque illecito del suo compagno, beh, certamente non si può dire che io genitore abbia effettivamente svolto correttamente quell'obbligo educativo. Però ripeto, ci sarebbero veramente mille sfaccettature, mille tematiche da affrontare. Vorrei soltanto fare una piccola appendice finale ad un tema che comunque sicuramente la senatrice Ferrara affronterà meglio di me, perché parlando di conseguenze giuridiche, l'articolo 7 della legge 71 propone un istituto molto importante, di cui, ripeto, lascio la parola alla senatrice Ferrara, che è quello dell'ammonimento, che prevede anch'esso una certa conseguenza a carico degli autori di cyberbullismo all'interno della scuola, ma ripeto, lascio la parola alla senatrice e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Avvocato Russo che mi ha rubato un po' il mestiere, ha già introdotto la senatrice Ferrara che prima di essere un onorevole è un insegnante, probabilmente senza questo background non avrebbe avuto neanche la sensibilità per portare avanti poi la battaglia che per ben 4 anni, se non sbaglio, ha condotto prima di arrivare al risultato. Adesso siamo ormai a 3 anni dalla sua applicazione, quindi cominciamo forse a raccogliere un po' i frutti di tutto questo lavoro. Onorevole Ferrara. Buonasera a tutti, davvero grazie a chi ha voluto, all'assessore Gaggioli, al Comune di Bologna, comunque a tutti coloro che hanno organizzato il seminario di oggi, che si sta rivelando veramente importante. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti prima, anche per le belle relazioni e la nostra moderatrice che riesce a stimolarci nel modo giusto per poter anche tracciare dei fili coerenti di ragionamento. Quindi cercherò di inserirmi senza ripetere cose che sono state dette. Voglio solo riprendere un attimo il fatto che la legge è nata facendo riferimento al caso di Carolina. Abbiamo visto prima quel video che, diciamo, in qualche modo richiama in buona parte, insomma, la sua storia, anche se chiaramente non in tutti i dettagli, ma sostanzialmente restituisce quello che Carolina ha vissuto. E diciamo, essendo la prima vittima acclarata perché ha scritto molto prima di prendere la sua decisione, si è rivolta ai bulli e ha detto: complimenti ragazzi per il vostro bullismo, ottimo lavoro. E ha cercato di spiegare che cosa succede alla vittima. Dice: le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male, ma a voi non fanno male. E questo ha messo in luce un problema grossissimo, cioè il fatto che soprattutto con i device è molto difficile per i ragazzi rendersi conto anche delle conseguenze dei loro comportamenti. Sono comportamenti che diciamo, nella vita reale hanno modo di confrontarsi con delle reazioni anche emotive, anche solo emotive, senza pensare alle botte, insomma, ma sicuramente le parole dette così, scritte su una tastiera a distanza, riescono sicuramente a ferire molto di più senza che l'autore se ne renda conto. Quindi lei ha scritto i nomi di chi l'aveva vessata, quindi diciamo gli inquirenti sono partiti da lì, dalla sua testimonianza. Erano tutti ragazzi di 14 anni, quasi tutti, uno non aveva ancora 14 anni, e hanno subito un processo. Però insomma non voglio parlare di questo se non per dire che è stato molto duro il percorso anche del processo, e alla fine la legge è stata costruita anche parallelamente a quello che stava succedendo, e non ha voluto essere una legge che colpiva chi aveva commesso quegli atti, a prescindere dal fatto che non avevamo gli elementi, insomma, noi come legislatori, ma voleva essere una legge che prevenisse azioni di questo genere, anche perché Carolina finisce la sua testimonianza dicendo: mi auguro che da oggi siate più sensibili sulle parole. Quindi lei non chiede la vendetta, lei dice: attenzione, c'è un problema legato alla comunicazione. Prima la professoressa Gangemi l'ha messo in evidenza molto bene, con parole qui si intende tutto, anche le immagini della dottoressa Tomba, no? Perché per lei era stato un video, ma poi sotto quel video c'erano state tante tante offese nei suoi confronti. Allora, diciamo, il mio percorso è partito in Commissione Diritti Umani, dove immagine conoscitiva col presidente Manconi, e tra l'altro vi assicuro che prima è stato citato Stefano Rodotà, anche a quel punto l'ex garante della privacy, ma era presidente alla Camera di una commissione che ha elaborato la Carta dei diritti in Internet, che credo che conosciate tutti, e con lui anche ci siamo spesso confrontati per capire come si poteva lavorare, perché la soluzione più facile era quella di dire: aumentiamo le pene. Guardate che purtroppo il mio impegno, anche se non sono più in Parlamento, ancora oggi è far fronte
ad una recrudescenza di questo tipo di approccio che ha portato già purtroppo la Camera ad approvare in prima lettura una norma che davvero non va nella direzione che stiamo tutti condividendo oggi. Allora, quello che noi abbiamo capito invece approvando all'unanimità dopo quattro letture la legge che è diventata 71 ed è entrata in vigore il 18 giugno del 2017 è stato che bisognava fare rete, cioè un'alleanza educativa, e ci siamo assunti per primo tutte le responsabilità. Siamo partiti da quel caso insieme ad altri casi e abbiamo capito che avevamo delle forti responsabilità, perché noi avevamo messo in mano ai ragazzi degli strumenti senza educarli e noi stessi non avevamo contezza di quelli che fossero i rischi, i comportamenti a rischio sulla rete e la gravità delle conseguenze che possono imprimere dal punto di vista psicologico. Molto più impattanti perché H24, perché in ogni luogo, perché comunque davvero lo stress che la vittima subisce è molto forte. E poi abbiamo capito che il fenomeno del cyberbullismo è molto più complesso rispetto al bullismo tradizionale, che spesso fa uso comunque poi degli strumenti digitali, perché il 50% dei ragazzi che sono vittime di cyberbullismo sono anche autori di cyberbullismo. Quindi se noi entriamo in una classe e diciamo «Ah, come sono cattivi i bulli», stiamo operando veramente un'azione che non avrà successo, stiamo mettendo in campo un ragionamento che non può essere una risposta ai loro bisogni, si parlava di benessere. Loro sicuramente soffrono anche all'interno della rete, se no non ci sarebbe questa evidenza che vi ho detto. A livello mondiale un ragazzo su tre ha subito cyberbullismo, e stiamo parlando di bullismo informatico esattamente, e uno su cinque ha perso dei giorni di scuola a causa di questo tipo di vessazioni. Quindi stiamo parlando di un fenomeno psicosociale di carattere globale e non possiamo certo prendere delle scorciatoie. E anche quello che adesso stiamo vivendo, stiamo dicendo, ci stiamo raccontando, a fronte di una didattica che usa molto le tecnologie per una emergenza sanitaria che ci ha costretto ad accelerare quel processo, ecco, adesso non possiamo proprio più girarci dall'altra parte. Queste responsabilità di carattere educativo e formativo ce le dobbiamo prendere in carico. Prima la professoressa Gangemi diceva: ma guarda, sono stati contenti i ragazzi di sapere che ci sono delle tutele nei loro confronti. Certo, spesso non lo sanno, dopo 3 anni e mezzo ancora non lo sanno, invece è importante dirglielo, perché se Carolina avesse avuto la possibilità di rivolgersi alla piattaforma con un minimo di contezza di poter essere ascoltata e quindi quel contenuto potesse essere rimosso, lei l'avrebbe fatto. Era una persona abbastanza resiliente per poterlo fare. Il fatto è che in quel momento non c'era nessuno strumento. Adesso ancora, rispetto a questo discorso della possibilità di chiedere la rimozione di un contenuto, e in caso di inerzia della piattaforma ci si può rivolgere al garante della privacy, quindi già a 14 anni, anche senza chiedere a un proprio genitore, non perché noi non vogliamo che si rivolgano ai genitori, ma perché spesso per vergogna i ragazzi non lo fanno. Ecco, cosa succede? Che ancora dopo 3 anni e mezzo non abbiamo il codice di coregolamentazione previsto dall'articolo 3 della 71, che è l'articolo in cui si mette a punto un tavolo interistituzionale molto importante, perché deve elaborare un piano d'azione nazionale integrato tra vari soggetti, tutti quei soggetti che voi avete citato dell'alleanza educativa, in più il Comitato Media Minore, l'Agicom, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, quindi anche il Comune di Bologna attraverso l'ANCI, ecco, tutti quei soggetti, e anche il forum degli studenti e delle famiglie. Cioè, noi abbiamo pensato ad una legge che prendesse dentro anche i ragazzi, perché i ragazzi sono assolutamente parte della soluzione di questo problema. Noi non possiamo fare a meno di loro, come giustamente è stato rilevato anche con le buone pratiche che sono state presentate. Ecco, se non abbiamo il codice di coregolamentazione non abbiamo la possibilità di agevolare queste segnalazioni. Quindi, partendo dal fatto che i ragazzi devono capire che la loro identità digitale ormai è uno dei presupposti della loro vita on life, perché non ci sarà
una separatezza tra il reale e il virtuale nella loro vita ormai, e che loro sono tenuti per primi a tutelare i loro dati, appunto anche le immagini, e costruirsi una web reputation e tutelarla anche nei confronti di chi l'attacca, no? Anche diciamo mettendo in atto dei comportamenti che sono sicuramente da condannare, ma che purtroppo io credo non avremo mai la possibilità di escludere completamente, date le dinamiche relazionali che intercorrono in fase evolutiva tra i nostri ragazzi, che hanno bisogno di consenso per autoaffermarsi. E spesso, se guardano ai nostri modelli culturali, il consenso viene quando si dice male di qualcuno, quando c'è la gogna mediatica, non quando si dice oh, guarda com'è bravo il mio compagno. Quindi i nostri modelli culturali purtroppo loro li respirano, e noi dobbiamo essere, secondo me, tanto umili e tanto intelligenti da riempire di, diciamo, di contenuto, di senso anche quello che noi facciamo sulla rete, per poter essere così ispirare a buone condotte ed essere d'esempio ai ragazzi. Quindi è un processo molto importante, molto lungo. E, però per costruire questa identità digitale i ragazzi devono sapere che ci sono queste forme di tutela, che ci sono le tutele rafforzate sulla rete, che quindi vivono in un mondo di diritti che in modo particolare sui minori hanno ancora maggiori possibilità di protezione rispetto al mondo degli adulti. Per esempio questo, che è un diritto all'oblio. Ci sono delle raccomandazioni che sono uscite dopo la legge 71, che si ispirano alla Convenzione internazionale infanzia e adolescenza, e sono delle raccomandazioni europee sui diritti, sull'esigibilità dei diritti, la soddisfazione dei diritti dei minori nell'ambiente digitale. Perché non stiamo parlando di strumenti tecnologici, stiamo parlando di un ambiente in cui adesso i ragazzi vivono. Lo dico, ma so che i professori, gli insegnanti e non solo, tutti i media educator ormai stanno cercando di far capire questo. Lo smartphone non è uno strumento, non è una protesi, è parte di loro, è parte della costruzione della loro identità. Quindi non possiamo pensare di fare quel proibizionismo, no? Ti porto via lo smartphone, perché rubiamo una parte della loro vita, e sicuramente cercheranno altre strade per recuperare comunque la possibilità di andare in quelle piazze dove loro, e questo sì è penoso, dove loro pensano di essere maggiormente integrati, di avere l'ascolto, di avere il benessere, e spesso trovano invece la sofferenza, la solitudine, l'isolamento, l'emarginazione, l'offesa, l'umiliazione. Allora, gli strumenti di tutela devono partire da questi diritti, che anche noi dobbiamo conoscere. Uno di questi strumenti di tutela è anche previsto dalla 71, la procedura dell'ammonimento, che appunto a 14 anni un ragazzo che ha effettivamente messo in atto una condotta afferibile al cyberbullismo, qualora il genitore della vittima faccia istanza di ammonimento al questore, verrà richiamato con un suo genitore, verrà redatto un verbale e subito verrà responsabilizzato. Quando il dirigente dell'ufficio scolastico regionale prima è intervenuto, ha parlato di velocità. Noi abbiamo bisogno di intercettare, naturalmente di prevenire, e questo è il più grande strumento di tutela che tengo per ultimo, ma quando succede qualcosa, quindi la prevenzione indicata, quella che chiama così piattaforma ELISA, che è la piattaforma e-learning di formazione degli insegnanti referenti, ecco, allora dobbiamo essere veloci, non solo perché la vittima va tutelata, ma perché il bullo va tutelato. Prima si diceva, guardate, Rodotà diceva, veniamo costruiti da altri. Spesso il bullo non ha più alternative a un certo punto. E si è costruito, ovviamente in parte ci ha messo del suo, però una volta che lui ha assunto quelle condotte, se vuole avere quel numero di like, non può più togliersi da quel circuito vizioso ed entrare invece in una prospettiva diversa,
Allora qui ci vogliono veramente gli interventi spesso degli psicoterapeuti, perché lui non sa ricostruirsi in un altro modo. E spesso, come vi ho detto, questo è un fenomeno più esteso di quanto pensiamo, se appunto pensiamo che sia così facile, molto più che nella vita reale, poter avere contemporaneamente vivere la situazione della vittima, ma anche la situazione di chi offende, di chi umilia e quindi del bullo. Allora, l'altro strumento di tutela è quello di cui stiamo parlando più o meno tutti oggi, cioè l'alleanza educativa che si, diciamo, estrinseca in modo particolare nella scuola, che diventa comunque centro propulsore rispetto a quell'alleanza educativa, ma che poi ha bisogno di quella rete, ha bisogno di tutti, perché non dobbiamo lasciare soli i ragazzi, non dobbiamo lasciare sole le loro famiglie, ma non dobbiamo nemmeno lasciare sola la scuola. E di solito, diciamo, dove si costruiscono queste reti, tutto funziona molto bene, si evitano gli interventi spot, e soprattutto si è in grado anche di intervenire e permettere anche a loro di essere, appunto, attraverso la peer education, parte di quelle azioni di mediazione dei conflitti che servono, perché i conflitti a scuola ci sono, devono emergere, devono essere gestiti, anche le prevaricazioni devono essere gestite, e sicuramente scientificamente provato che laddove ci sono dei contesti di preparazione, di competenze dei docenti, degli operatori, anche degli operatori esterni, le situazioni le risolviamo a scuola, cioè le riportiamo nel contesto. Anche dal punto di vista dell'approccio giuridico, ormai sono tante in giurisprudenza, l'avvocato Russo ha fatto un lavorone nel suo testo Bulli, Cyberbulli e Vittime, portando alla luce, insomma, tante sentenze di questi anni, e c'è un'ordinanza nel 2018 molto chiara che dice: guardate, non possiamo ridurre il bullismo alla vittima e al bullo. Si parlava prima di astanti, che possono essere solidali, che possono essere addirittura sostenitori del bullo, ci sono tutte queste categorie. Ma in ogni caso c'è, addirittura, dice la sentenza, l'ordinanza dice, guardate, c'è tutto il contesto intorno nella scuola o nel centro aggregativo dove si sviluppa, che guarda alle famiglie, guarda allo specifico contesto, ma guarda sostanzialmente alla società, e noi siamo tutti, dobbiamo essere tutti impegnati per dare la risposta a queste prevaricazioni che riporti l'episodio a quel contesto. Quindi è nella classe dove si risolve il problema. Guardate, molte scuole hanno anche intrecciato tra di loro dei protocolli di intesa nelle reti di scuole, perché magari ci sono scuole confinanti, quindi il bullo può essere in una scuola e la vittima in un'altra, ma i dirigenti e i team che si sono costituiti all'interno delle scuole sono d'accordo che devono essere team e non solo il referente del cyberbullismo. Questo è un arricchimento grandissimo. E quindi si possono anche dare risposte, perché al di là delle minimizzazioni che ancora oggi ci sono, spesso c'è: ah, è venuto fuori dalla scuola, ah, è venuto con un altro studente, ah, no. Noi dobbiamo sempre cercare di essere pronti a trovare attraverso le reti le risposte a quel conflitto. Io chiudo dicendo che tante sono le leggi regionali, e so che anche l'Emilia-Romagna si sta attivando con un processo anche più, ha già delle norme all'interno delle sue leggi regionali specifiche, ma vuole fare qualche cosa di più e lo vuole fare bene. Sono certa che porterà delle norme a cui guarderemo ancora con interesse, ma sono più di 12 le regioni che hanno legiferato. In Piemonte abbiamo una legge che ha preso spunto da una buona pratica, che è quella del patentino da smartphone, che è questa cosa qua, cioè una patente, vedete, che noi diamo, è ancora sperimentale, è ancora in itinere, perché raggiungere tutte le scuole non è facile. In prima media facciamo un corso a tutti i bambini attraverso una formazione che è una formazione integrata, cioè operatori della sanità, delle polizie locali, del media educator, della scuola, e che naturalmente prevede il fatto che si accertino poi anche con un test finale delle competenze acquisite su tre aree fondamentali, che sono quelle della identità e quindi protezione dei dati personali, adescamento e sexting e cyberbullismo. Quindi sono tre moduli che vengono fatti, ma importante è che c'è un patto
tra genitori e figli, che è un po' il cuore, no? Cioè è perché mette la famiglia in condizioni di ragionare su che cosa sta succedendo. Prima di tutto aspettiamo in prima media a dare lo smartphone e poi cerchiamo di capire che cosa è che cosa rappresenta quel momento, e anche l'iniziazione di dare una patente insieme a allo smartphone è farti entrare all'interno di un contesto immateriale ma veramente diciamo così importante per la vita, per la crescita del ragazzo, con però degli elementi di cittadinanza e di consapevolezza di questa cittadinanza. Per questo diciamo che lega molto anche il tema della legge 92 sull'educazione civica, quindi non dobbiamo vedere le cose separate, dobbiamo cercare di rivedere le cose insieme per avere dei cittadini digitali consapevoli, per una società inclusiva, solidale, che ci tiene in modo particolare a evitare l'illecitità, perché l'illecito oggi sulla rete sembra essere invece tollerato e non deve essere così, e alla fine sarà una società, come dice sempre Rodotà, assolutamente democratica. Grazie onorevole. Devo dire che di domande e osservazioni ne sono arrivate tantissime, ci prendiamo poi il tempo di rispondere ad alcuna di essi. Mi colpiva in modo particolare che sul suo intervento sono stati tantissimi genitori a intervenire, più che gli insegnanti che prendevano più la parola durante gli interventi precedenti, e hanno molto evidenziato il bisogno loro stessi di essere sostenuti, guidati fin da quando i bambini sono molto piccoli, dalla prima elementare. Un papà diceva che sente molto forte il bisogno, soprattutto della prevenzione, di essere lui stesso educato a farlo. Un'altra mamma ci sottolineava anche l'importanza dell'esempio, cioè del fatto che spesso i ragazzi seguono molto i loro stessi insegnanti sui social. Quindi che gli insegnanti hanno una doppia responsabilità, non solo in classe, ma anche come modello educativo. Ecco, non credo di urtare la sensibilità di nessuno, se a questo proposito cito Papa Francesco, perché abbiamo parlato tanto di alleanza educativa, in realtà lui ha lanciato un vero e proprio patto globale per l'educazione, e quest'ultima la definisce un atto di amore, responsabilità e speranza. Ecco, credo che comunque la si pensi, sintetizzi bene quello che è la complessità di questo compito, in cui le famiglie, gli insegnanti, loro stessi sono esempi e modelli. L'assessore Gaggioli infatti una volta mi aveva ricordato come giornalista anche l'importanza delle parole che io e i miei colleghi sul quotidiano, sulla carta stampata, utilizziamo per definire le persone che sono protagoniste, a volte loro malgrado, di fatti di cronaca. Ecco, penso che tutti siamo chiamati e responsabilizzati in base alla professione che facciamo, al nostro ruolo sociale, familiare, a essere protagonisti. Prima dell'ultimo intervento... Posso solo dire una cosa su Papa Francesco? Ha detto una cosa semplice, ma è veramente pregnante, perché ha detto ai ragazzi: noi non siamo fatti per connetterci, siamo fatti per comunicare, non siamo fatti per contattarci, ma per comunicare. E quindi la relazione, che è quella che è l'unica che ci può, diciamo, può dare umanità anche alla nostra messaggistica. Credo che l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ce l'abbia fatto capire bene. Speriamo di poter trasformare, come diceva Churchill, una crisi in un'opportunità. Ecco, speriamo che questa sia veramente un'opportunità che sapremo cogliere da questa crisi. E prima quindi, dicevo, dell'ultimo intervento di Arianna Marfisa Bellini, vi mostriamo l'ultimo video, in questo caso girato in una scuola, che introduce bene l'intervento di Arianna Bellini, perché è una delle co-organizzatrici appunto di questo appuntamento e ben conosce i contenuti di questo video che ora vi mostriamo. Non era tipo... Veniva fuori.
stava sempre per conto suo. Non lo facevano giocare. In classe non parlava mai. Sembrava triste. Perché lo prendevano in giro? Lo prendevano in giro per l'aspetto. Non aveva amici. Nessuno lo ascoltava. Una volta ho visto che piangeva. Perché non lo difendeva. Mi dispiace, non c'è più. Non volevo che finisse così. Ecco, come avete visto, Arianna Bellini, oltre a essere psicologa, psicoterapeuta e collaborare da tanti anni, come dicevamo, con questo servizio dell'Informa Giovani del Comune di Bologna, in un'ottica di collaborazione tra associazioni e istituzioni che è molto virtuosa e molto presente all'Informa Giovani del Comune di Bologna, non solo autrice di questo video, ma anche di dei testi di una graphic novel, Quando non mi vedi, di cui penso ci parlerà, ed è molto esperta del tema perché proprio sul nostro territorio appunto lo porta avanti da anni proprio in questa sede. Arianna, prego. Bene, allora grazie a tutti, grazie all'assessore Gazzoli per aver fortemente voluto questo incontro su un tema che ci sta molto a cuore come associazione, come Daedalus. Grazie ai relatori che mi hanno preceduto con degli interventi meravigliosi, grazie a Chiara per la delicatezza della moderazione. Veramente è un tema cruciale perché possiamo dire che coinvolge i nostri ragazzi, i nostri adolescenti su più livelli. Avete dato tantissime suggestioni nei vostri interventi. Avevo chiesto di parlare per ultima perché volevo fare quello che mi viene meglio, cioè fare lo psicologo e provare a mettere un po' d'ordine nelle parole altrui, ma le vostre suggestioni sono veramente tantissime. Per cui la cosa che volevo innanzitutto dare a chi ci ascolta è, a parte un riferimento bibliografico che magari vi può interessare per andare a vedere delle cose di cui stiamo parlando in questo momento, che è l'International Journal of Bullying Prevention, è un giornalino che trovate online dove porta degli articoli molto interessanti, molti sono ovviamente del mondo anglosassone. Voi sapete che il bullismo e il cyberbullismo nascono dalla cultura anglosassone, possiamo dire così, ma ci sono studi di tutte le parti del mondo, nel mondo anglosassone, in America, in Canada. Le percentuali di bullismo sono più alte che da noi, non di tantissimo, fate conto un 20% da loro, nei nostri paesi un 16-12% in Europa di ragazzi che hanno avuto a che fare con bullismo e cyberbullismo. Questo lo rende un fenomeno molto permeante in tutta la società dei ragazzi. Avevo due suggestioni da dare. La prima è che il bullismo è sempre, come diceva la senatrice Ferrara, un fenomeno di gruppo, cioè non ha a che fare con la violenza fra due persone, ma ha a che fare con tutto il gruppo che è fatto non solo dal bullo, non solo dalla vittima, ma dalle persone che stanno attorno, che possono essere gli astanti, quelli che guardano, anche quelli che difendono la vittima. Perché questo? Perché in qualche modo possiamo dire così, che il bullismo è un modo per organizzare la società. Quando i ragazzi in una scuola incontrano una società degli adulti che non li soddisfa più, ed è molto facile che, come so che ci sono molti genitori all'ascolto, che questo avvenga, no? È proprio il mestiere degli adolescenti, quello di non essere soddisfatti degli adulti che hanno a che fare con loro. Quando la società degli adulti, soprattutto la società scolastica, per loro non funziona,
funziona più, provano col bullismo a creare una società che in qualche modo è utopistica. E dentro questa società ci sono dei ruoli ben definiti, quindi ci sono il bullo, i gregari, la vittima, che anch'essa ha un ruolo fondamentale in tutta questa scena. E come dimostra uno studio che stavo leggendo appunto in questi giorni sul giornalino che vi ho citato, è importantissimo anche il ruolo di chi difende la vittima. Perché paradossalmente? Perché sottolinea comunque l'importanza che il bullo e la vittima hanno, cioè il ruolo del bullo e il ruolo della vittima vengono palesati continuamente all'interno della società del bullismo, possiamo dire così. Ad esempio, una suggestione che ci dava prima Nicoletta Tomba, che chiedeva come mai ci sono i like sui social. Io non sono un neuropsicologo, per cui non mi addentro in queste tematiche che sono comunque molto interessanti di rinforzo, no? Che troviamo nei videogiochi, insomma tutto quello che è online, di un rinforzo positivo che ci permette di continuare a desiderare, a cliccare, a fare delle azioni. Se avete visto, se avete Netflix, c'è appena uscito un interessantissimo documentario su questo, dove racconta anche come appunto le società come Google, come Facebook rinforzano gli utenti. Però la cosa che mi interessava dal mio punto di vista, che faccio tutt'altro mestiere, sono una psicanalista, è la questione del like, perché i social in qualche modo... leggo sotto The Social Dilemma, scrivono, grazie perché io non mi ricordo mai niente di titoli di film, per cui grazie mille. Il like, perché voi sapete tutti che Facebook è stato il primo social, il primo grande social che ha funzionato, ce n'erano altri che non avevano avuto una presa così importante, c'era Ask, non so se vi ricordate, che è stato quello che ha creato a Bologna, non so se molti di voi sanno di questa brutta situazione dove Bolo Bene e Bolo Feccia su Ask si erano dati appuntamento per fare una grandissima rissa con un numero enorme ai giardini di Margherita, ma Facebook si basa su quella che è la classe americana, cioè Zuckerberg sapete che costruisce Facebook in base all'annuario che viene dato ogni anno agli studenti del liceo. Come funziona la classe americana? Funziona sui popolari, che è un termine che viene utilizzato anche adesso dai nostri ragazzini a scuola. Ma la società classe, come la professoressa immagino sappia molto meglio di me, italiana non ha la stessa modalità di funzionamento di quella americana, perché i popolari in Italia non è detto che siano gli sportivi, ad esempio, non è detto che siano i belli. Può succedere, ad esempio, i popolari li troviamo tra le ragazze. Le ragazze sono quasi sempre considerate le popolari, che sono quelle che attirano in qualche modo gli sguardi dei ragazzi, quelle vengono considerate popolari, ma non per forza sono in una posizione di bullismo, come invece viene sottolineato sempre che accade nella società americana. Il bullo in Italia ha tantissime facce, possiamo dire così. Dietro la maschera del bullo si possono nascondere tante storie, tante personalità, tanti vissuti. Come ci ricordava Elena Ferrara prima, mi è piaciuto moltissimo, perché se leggete il nostro fumetto che Chiara ricordava prima, che si chiama Quando non mi vedi, dice non si può entrare in una classe dicendo il bullo è cattivo, il bullo è quello che non funziona. Quando non mi vedi racconta di un intervento che ha fatto Daedalus in una situazione molto grave nella provincia di Bologna, una situazione di bullismo eclatante dove c'erano delle armi addirittura. E il nostro intervento, che è l'intervento che solitamente facciamo quando veniamo chiamati in queste situazioni, soprattutto di emergenza, come ricordavate tutti benissimo prima, bisogna essere tempestivi in queste situazioni, ci viene data l'indicazione di ripristinare il benessere scolastico in un mese, cioè in un mese bisogna risolvere in qualche modo la situazione calda. Quando noi entriamo in una scuola, quello che facciamo, entriamo in una classe, perché è il gruppo classe, che è il terreno del bullismo, entriamo e chiediamo sempre chi è il bullo, chi è la vittima. Questo è perché i ragazzi comincino a parlare di quella che è la loro società,
la società, che è una società, come ricordava prima anche Chiara, una società nascosta, che è al di là dello sguardo degli adulti. Questo rende il fenomeno del bullismo un fenomeno così insidioso, perché i ragazzi non denunciano, perché i ragazzi sono scollati dagli adulti in quel momento, non si fidano più. Abbiamo avuto modo con Paolo Russo di parlare, abbiamo lavorato insieme altre volte con Contraius, Daedalus, del modulo che i ragazzi possono compilare per chiedere aiuto. E la mia unica perplessità, ti ricordi Paolo, era proprio questa, no? Che i ragazzi fatichino a fidarsi degli adulti in quel preciso momento lì, nel momento in cui si credono gli unici in grado di gestire una società che gli adulti non sono più in grado di gestire in nessun modo. Un'altra cosa, l'ultima, per tirare proprio le fila, diceva Nicoletta Tomba, dell'importanza delle immagini che troviamo sicuramente nel fenomeno del cyberbullismo, che, come ci ricordava Elena Ferrara, è solitamente il proseguimento del bullismo, no? È un bullismo che non finisce mai, è un bullismo che dura tutto il giorno, perché il cyberbullismo si va sempre a intersecare in una situazione di gruppo, del gruppo che i ragazzi conoscono. Per cui è veramente il bullismo che non si chiude mai, che non si può chiudere quando si esce da scuola. Le immagini sono fondamentali per i ragazzi, perché in adolescenza cosa fanno i ragazzi? Giocano con le immagini. Le immagini sono per tutti una modalità di stare al mondo. Come mi vesto oggi? Che immagine do di me? Cosa percepiscono di me gli altri? Se voi avete a che fare con i ragazzi giovani, sapete che il bullismo è solitamente un fenomeno delle scuole medie, se guardate i loro profili WhatsApp, ad esempio, cambiano l'immagine, non so, 10 volte al giorno, 15 volte al giorno, è un modo che hanno per vedere che effetto fa l'immagine che si stanno mettendo in quel momento. C'è anche tutto un grande commento su che bella immagine del profilo che hai, com'è carina, com'è cambiata. E ugualmente il bull e la vittima, possiamo dire così, che sono due immagini di questa società. E il rischio più grande che incontriamo come adulti quando interveniamo nelle classi dove ci sono un bullo e la vittima è di fissare queste maschere sulle loro facce, che non se le tolgano più, che essere il bullo diventi essere il bullo per sempre, quindi essere un ragazzo deviante. Essere la vittima è rimanere in una posizione di vittimismo anche all'interno di altre società che la persona può incontrare nella vita, come ricordava Paolo, gli scout, lo sport, eccetera. Concludo, che abbiamo tanto ancora da dirci. Grazie. Adesso ci prendiamo una decina di minuti per rispondere alle tante domande e suggestioni che ci sono arrivate, perché spesso non è neanche facile capire a chi attribuire la risposta, perché davvero interessano più campi, il campo giuridico, politico, psicologico, si intersecano in molte delle curiosità e degli interrogativi che ci hanno manifestato. Ecco, ne prendo alcune, diciamo. In particolare ci sono alcune mamme che si pongono il problema del cos'è che spinge i ragazzi a trovare il coraggio di denunciare quando lo fanno, come sono tutelati, quindi questo siamo sia nel campo dello psicologico sia del giuridico, come sono tutelati quelli che lo fanno, perché molti hanno paura di conseguenze per se stessi o per la propria famiglia, sia dal punto di vista personale sia proprio dal punto di vista legale. Quindi chiederei proprio un minuto a testa, prima per cavalleria ad Arianna Bellini e poi all'avvocato Russo, per rispondere a questa mamma che ha questa preoccupazione. Cos'è che spinge poi effettivamente ad emergere con la denuncia? Allora, una domanda da $1,000,000, perché il problema del bullismo è proprio questo, che i ragazzi non denunciano, non raccontano cosa sta succedendo, è solo, come diceva Paolo Russo prima, quando la situazione è arrivata al limite. Nella situazione che potete leggere nel nostro fumetto, Quando non mi vedi, è una storia vera ed è molto emblematica, abbiamo deciso di rappresentarla perché è una delle storie del bullismo che hanno degli elementi che sono tutti uguali. In questa storia quello che si vede è che i ragazzini alla fermata dell'autobus fanno una minaccia col coltello, comincia lì, quindi non vi svelo niente,
e un genitore si accorge di quello che succede ed è il genitore che va a denunciare alla scuola il fatto. La ragazzina che subiva minacce col coltello da tempo immemore non aveva mai detto niente, piangeva quando andava a scuola, quindi c'erano dei segnali, possiamo dire, sintomatici, ma sappiamo bene da genitori che segnali sintomatici non sono sempre facili da leggere, da interpretare. Paolo, non ti sentiamo, il microfono spento, grazie. Perdonatemi, questi microfoni e io non siamo molto compatibili. No, dicevo, mi associo molto a quello che ha detto Arianna e in effetti i ragazzi, insomma, vivono molto, ahimè, questa condizione come un qualcosa che li schiaccia, che li distrugge, che veramente li annienta a volte moralmente. Ci sono momenti proprio cruciali in cui non è proprio facile per niente parlare nemmeno con un adulto, quindi sono tante volte gli adulti che devono anche un po' percepire questi segnali e anche comprendere poi che è il momento giusto per poter in qualche modo, con certe forme sicuramente ben piene di cautela, arrivare anche in qualche modo a far capire al ragazzo il momento, insomma, di dover denunciare e di dover intervenire. Devo dire che personalmente ho avuto l'esperienza anche diretta di tanti ragazzi che, come dire, quando si sentono molto capiti, molto ascoltati, e in questo evidentemente ci vuole sicuramente tanta empatia, perché comunque, insomma, i ragazzi devono percepire, insomma, anche fondamentalmente che tu stai cercando di parlare loro non tanto per insegnargli qualcosa quanto per far comprendere loro che hai perfettamente chiaro in testa quello che loro stanno già provando. Ecco, quando loro percepiscono che tu hai già perfettamente chiaro quello che comunque, insomma, stanno vivendo, in quel momento arrivano e parlano. Ricorderò per sempre un evento molto importante che ho tenuto a Perugia di fronte a 1400 ragazzi in un teatro della città, dove praticamente insieme alla polizia postale abbiamo fatto un intervento tutto, diciamo, teso agli aspetti giuridici, ma per fortuna, insomma, con un approccio evidentemente sicuramente adatto a quella circostanza, e al termine di questo intervento c'era veramente la fila di ragazzi che volevano in qualche modo cominciare a dire qualcosa, e tant'è vero che lì, grazie a Dio, c'era già gli agenti della polizia penitenziaria e della polizia postale, e abbiamo potuto cominciare con loro un percorso importante. Grazie. E, per la professoressa Gangemi, invece, le domande sono state tantissime, come dicevo, insomma, magari avremo altre occasioni di raccontare meglio questo progetto, perché mi sembra di capire che tante colleghe insegnanti lo vorrebbero replicare. Quindi magari poi in chat, non so se vogliamo mettere un contatto dell'Informa Giovani in modo che possiamo fare da tramite per tutte le colleghe che vorrebbero portare nelle loro scuole questa attività, e sono domande anche molto specifiche che forse è bene che gestiamo in questo modo. Però una domanda che può interessare a tutti, in realtà una in particolare, adesso che si utilizza la modalità della didattica a distanza in questa circostanza, come incide positivamente o negativamente su questo fenomeno? Perché anche se i ragazzi non sono in presenza, comunque sono meno controllati nelle loro dinamiche relazionali che avvengono con i device, eccetera. A volte alcuni episodi ho letto che si sono proprio verificati mentre l'insegnante in realtà spiegava tramite la modalità della didattica a distanza. Quindi non è lo schermo che frena, insomma, questo tipo di pratica. Qual è la sua esperienza in merito? Beh, sicuramente ha amplificato il problema, questo della didattica a distanza, perché i ragazzi sono a casa, comunicano da casa, si sentono protetti dall'ambiente della casa e diciamo che in un certo senso ne abusano, ecco, stanno molto di più davanti al computer e quindi chiaramente le occasioni sono maggiori rispetto a quelle che vivono a scuola, quando sono a scuola. Quindi sì, la didattica a distanza in qualche maniera ha peggiorato un po' la situazione e ha peggiorato un po' la situazione relativa alla dispersione scolastica. Quindi le due cose vanno di pari passo spesso, e anche virtualmente chi fugge in presenza fugge anche virtualmente. Questo è un po' quello che è la nostra esperienza come scuola, insomma. Tant'è che proprio in questi giorni abbiamo riaggiornato il modulo antidispersione, di segnalazione antidispersione, proprio alla luce di questo legame con tematiche di questo tipo, aggiungendo qualche modalità di, diciamo, di segnalazione
in più, qualche input per gli insegnanti, per dire state attenti a questa cosa e dateci insomma riscontro di eventuali osservazioni che avete fatto. E quindi devo dire che effettivamente c'è stato un aumento, ecco, se vogliamo, di questa... Grazie. Ecco, tra l'altro sono stati messi in chat i recapiti dell'Informa Giovani, mi sembra significativo perché tanti genitori ci stanno anche proprio raccontando vicende molto personali di quello che è accaduto ai loro figli e ci scrivono avremmo voluto conoscere prima l'esistenza di Deda, insomma sono ancora in tempo, ci possono scrivere perché tante cose che sembrano risolte a volte poi l'individuo se le porta dietro in termini di giudizio, di approccio al giudizio degli altri, all'autostima ma per tanto tempo senza voler rubare il mestiere ad Arianna. Ecco, ad Arianna chiedo, perché mi viene posta questa domanda, esiste una differenza di genere, una questione di genere anche nel bullismo? C'è differenza fra le bulle e i bulli? Sì, assolutamente esistono delle differenze sostanziali, possiamo dire così, come ricordavi tu Chiara, è sempre difficile fare un discorso generale, no? Soprattutto quando si parla di psicologia che tiene sempre al cuore l'individuo, per cui parlo di macro situazioni, con tutte le dovute eccezioni. Solitamente nel bullismo femminile accade quello che dicevamo prima, rispetto all'essere popolari, cioè le ragazze che hanno un più di sessualità, che hanno anticipato in qualche modo la sessuazione, vengono nel nostro, non voglio citare sempre il nostro fumetto, ma è proprio emblematico, la parte di bullismo femminile riguarda proprio questo, una ragazza che in qualche modo viene considerata dai ragazzi e dalle ragazze viene tenuta a distanza, perché lì c'è qualcosa di troppo. Mentre nei ragazzi quello che incontriamo spesso è che hanno a che fare, la vittima prediletta è qualcuno che invece ha un tratto marcatamente bambinesco, cioè il ragazzino che è rimasto ancora un po' bambino o la ragazzina che è rimasta ancora un po' bambina. Perché questo è insopportabile nel bullismo maschile? Perché c'è qualcosa di loro da cui prendono profondamente le distanze, no? Loro adesso si sentono quelli che sono in grado di gestire la società. Chi ha un tratto bambino ha un legame con l'adulto ancora importante ed è qualcosa che angoscia i bulli, che vogliono invece in quel momento recidere il legame con l'altro. Grazie. L'ultima domanda prima delle conclusioni dell'assessore Gaggioli è per Elena Ferrara. Ci chiedono se abbiamo una dimensione del fenomeno in Italia, quindi dei dati del fenomeno. Che cosa, al di là del fatto singolo, cosa effettivamente a livello numerico ci ha spinti a interessarci di questo tema, a scrivere la legge? Quali sono i numeri a grandi linee, insomma, in Italia? Ma ci sono indagini che in modo ricorrente vengono poi pubblicate anche sul sito del Ministero dell'Istruzione per il Safer Internet Day. Di solito questo è il periodo fine anno, primi dell'anno successivo, in cui si svolgono e si aggiornano le indagini. E, diciamo che dal punto di vista così delle ricerche spesso non sono comparabili, non è facile. Però sicuramente diciamo, il dato è molto forte, molto preoccupante, perché quando io prima dicevo uno su tre ha vissuto una situazione, è evidentemente un dato più vicino a quel 12 o 16% che viene detto in genere e che viene dato anche da quelli che sono i programmi di carattere europeo, dove noi siamo un pochino magari al di sotto. Io penso che uno delle inadempienze rispetto alla legge 71 che più mi fa male è proprio che non siano state attuati anche questi aspetti che riguardano la comparazione tra ricerche, la possibilità di rendere comparabili le ricerche che vengono svolte sui vari territori italiani. Ne avete molte belle anche voi nell'Emilia-Romagna. Però è chiaro che se gli impianti sono differenti, poi è difficile riuscire ad entrare e a fare anche dei confronti nel tempo, non solo tra di loro, anche nel tempo. Quindi io invito comunque anche ad adottare sempre precauzionalmente
atteggiamenti di carattere più possibile scientifico, perché i ragazzi spesso anche nelle indagini che si rivolgono a loro non dicono tutta la verità, in genere tendono anche a nascondersi, no? Cosa provi quando vedi questi episodi, quando assisti a delle violenze in rete, a delle aggressioni? Guardate che loro cercano di difendersi crocettando la voce indifferenza, ma sappiamo che poi non è così. Quindi molti poi sono sempre pronti a dire: ah, guarda, i nostri ragazzi come sono diventati, non sono più empatici, non sono più sensibili. No, forse sono ancora più fragili e forse sono ancora più bisognosi di quegli ascolti che voi avete messo in evidenza per poter arrivare ad avere anche quella consapevolezza che arriva ad accettare la possibile segnalazione. Noi, quando entri in una classe, l'importante è non stigmatizzare il bullo, però forse l'idea di dire: guardate che noi possiamo salvarlo il bullo, questo può avere presa. E probabilmente anche in questo senso dobbiamo cercare di evitare di usare il termine bullismo nel modo sbagliato per qualsiasi atto che sia violento, aggressivo, disdicevole, perché questo è veramente sbagliato e i mass media lo fanno tantissimo. E poi bisogna cercare di dire: in fondo noi questo bullo poi vogliamo anche un po' bene. Sì, grazie a tutti e a tutte, perché nonostante la qualità degli interventi, anche il numero, siamo stati incredibilmente puntuali, continuano ad arrivare molte domande, quindi abbiamo invitato tutti, lo facciamo di nuovo, a scrivere all'Informa Giovani in modo da poterci fare da tramite anche per prassi molto concrete, perché penso che oggi abbiamo davvero gettato anche un seme nell'interesse di tanti, e quindi tanti nel proprio ambito professionale potranno fare molto. Lascio la parola all'assessore Gaggioli per le conclusioni, grazie. Grazie Chiara, io rinizio nuovamente con un ringraziamento a Chiara per la delicatezza e la sincera partecipazione con cui ha gestito l'iniziativa, ma a tutti voi. Come ho detto, ho tenuto molto a realizzare questa iniziativa, ma sono felice di sapere, si è visto, credo che ci avete tenuto anche tutti voi, quindi è frutto di un lavoro importante di collaborazione e di reale partecipazione rispetto a questo argomento, ed è importante. Ed è molto importante. Io credo, insomma, siano emersi sia dagli stimoli che sono venuti dal pubblico, anche se virtuale, che voglio ringraziare, perché insomma è stata una partecipazione che ci ha veramente stupito e che ci fa capire quanto però la questione sia fortemente sentita. Emergono alcune, diciamo così, novità nel panorama sociale, politico, educativo e anche legislativo, che stiamo provando tutti a cogliere, ognuno nei suoi differenti ruoli, ma che vanno molto velocemente. La dottoressa Tomba faceva il riferimento al 2003, che è la prima volta in cui è stato utilizzato il termine social. Se pensiamo alle evoluzioni comunicative che hanno caratterizzato anche i primi anni 2000, oppure insomma il secolo precedente, ci rendiamo conto di una velocità di implementazione tecnologica degli strumenti che però per la prima volta crea dei cambiamenti sociali ancora più veloci, che facciamo fatica anche nell'arco di una generazione a gestire e cambiare. Cambiano gli strumenti, diventano più potenti, anche più utili certo, ma più potenti, potenzialmente più dannosi, cambiano anche i mezzi. Perché se è vero che lo smartphone nel giro di 10 anni ci ha permesso di fare le foto e il video in qualunque momento, anche senza essere visti, è anche vero che dal punto di vista dei social network siamo passati da Facebook, Twitter, Ask, ora c'è TikTok, sono tanti social network che magari anch'io, che sono una nativa di Facebook, nel senso che l'ho iniziato a usare ormai 13 anni fa, non so più riconoscere. Quindi ci troviamo davanti a un'evoluzione importante. Io credo che come istituzioni e anche come professionisti, come istituzioni non solo pubbliche ma anche come istituzioni scolastiche, come parti della comunità educante, oggi non è mancata la voce del mondo dell'associazione, se non quella di Chiara, che ha anche un importante incarico come presidente delle ASL di Bologna, però anche il mondo delle associazioni deve porsi sempre, secondo me, una questione fondamentale. Me lo faceva notare un cittadino: voi dovete sempre chiedervi chi è la vittima.
Ecco, qui è difficile capire chi è la vittima, lo avete detto tutti, perché è vittima chi subisce un'azione, diciamo così, vessatoria, ma è anche vittima chi la mette in piedi. Molte volte chi la mette in piedi rimane intrappolato in quel ruolo e molte volte chi la mette in piedi è subillato e sostenuto da altri comportamenti, non strettamente collegati al fenomeno di bullismo. Penso che in questo ambito noi adulti abbiamo un ruolo importante sul messaggio che proviamo e riusciamo a dare. Delle volte facciamo fatica, diciamo sempre, anche davanti a problemi e offese, a far vedere la nostra debolezza e diamo l'impressione ai ragazzi, ai più giovani, di essere invincibili, di non avere mai problemi e quindi diciamo a loro: siete voi che avete dei problemi, non li abbiamo noi. Delle volte questo è un messaggio che li porta a mettere in atto comportamenti aggressivi, perché non riescono, sentono che quella fragilità non c'è, non è capita, non è compresa, magari anche uno stigma, e reagiscono con un'aggressività che è in realtà debolezza. Ed è vero, non ci sono più neanche le protezioni, diciamo così, sociali classiche. Racconto sempre di un episodio che mi ha riguardato personalmente. Io adesso, una volta pesavo un anno fa 30 kg in più, e sui social network, su un gruppo locale di un comune di cui sono amministratore, nel criticare una mia scelta politica hanno detto: sale la Gaggioli sul carro del vincitore, speriamo che non si sfondi. A me non ha toccato, io ero già, insomma, avevo già un ruolo, avevo una vita anche personale soddisfacente, quindi non ne sono stata toccata. Mi ha stupito perché qualche tempo dopo a scuola una ragazza mi si è avvicinata e ha detto: sai, io volevo candidarmi a rappresentante d'istituto, ma non sarei stata capace di reagire come avevi fatto te, perché insomma anche lei aveva una fisicità complicata, e quindi non l'ho fatto perché ho visto quello che hanno fatto a te. Ecco, a me è venuto da pensare che se io forse in quel momento avessi mostrato più fragilità, avessi fatto vedere che comunque la cosa mi toccava, ma si poteva andare avanti, forse quella ragazza avrebbe colto quell'occasione. Questo per dire che molte volte la soluzione non è far vedere che siamo forti, ma far vedere che siamo deboli, e anche come adulti, io non sono genitore, però anche come genitori far vedere che anche noi siamo in difficoltà, a capire per quel mondo e a capire quell'evoluzione. Perché se è vero che dal punto di vista legislativo, anche grazie al lavoro, soprattutto grazie al lavoro della senatrice Ferrara, ci sono state tante evoluzioni importanti negli ultimi anni, è vero che rimane un problema importantissimo sull'esigibilità di quegli strumenti, sulla capacità di quegli strumenti di cambiare veramente in maniera positiva e di essere uno strumento conosciuto, normale e fisiologico nelle relazioni. Questo è un tema che non può risolvere la legge c'è, può essere migliorata, adeguata, modernizzata, non è ancora il momento di quella sul cyberbullismo perché è recentissima, ma la legge poi, diciamo così, cala nella società attraverso tutti gli attori che ne possono usufruire, quindi sono stata molto felice che ci fosse Paolo Russo, perché insomma anche la deontologia e l'attenzione nell'esercitare un lavoro sono importanti, sono fondamentali perché le leggi siano efficaci, quindi insomma mi fa piacere che oltre alla voce professionale degli insegnanti di psicologi ci sia stata quella degli avvocati, che sono tante volte sentinelle dei diritti e i veri, diciamo così, motori dell'efficacia dei provvedimenti legislativi che vengono assunti in Parlamento. Ecco, io voglio chiudere questo momento di oggi, che mi ha colpito veramente per la partecipazione e per l'interesse che ha scatenato, con due proposte concrete come amministratore. A me piacerebbe che quello di oggi fosse l'inizio di un percorso educativo per i genitori e per i ragazzi, magari per i ragazzi riprendendo l'esperienza del patentino, ma io penso che il patentino serva anche ai genitori, perché tante volte i genitori sono i primi che hanno i social network e non li sanno usare. È capitato a me, sempre nell'ambito, diciamo così, dei giudizi sul mio fisico nella mia attività pubblica, di sentire delle madri che mi giudicavano per il loro fisico, e il mio pensiero è stato: ma voi avete una figlia femmina, cosa dite a quella ragazza? Probabilmente non c'è consapevolezza, perché dobbiamo sempre porci questo: un atteggiamento sbagliato, un atteggiamento condannabile, delle volte nasce
dall'inconsapevolezza. Proprio per questo io penso che il patentino debba esserci per i ragazzi, ma debba esserci anche per i genitori, perché è una comunità educativa che deve funzionare su più fronti a livello bilaterale, ed è importante che tutti abbiano gli strumenti nei loro ruoli differenti. Con l'anno nuovo, anche alla luce, diciamo così, delle nuove modalità di costruzione della comunità a livello informatico che questa pandemia ci impone, mi piacerebbe che avviassimo anche quel settore agenda digitale, che è un'altra delle deleghe che ricopre in Comune a Bologna, una riflessione sull'utilizzo dei dati personali nei social network. Vera, perché i dati personali non sono solo un veicolo, diciamo così, psicologico, non sono solo parte della nostra identità sociale, ma stanno diventando anche una grande questione economica. Anche su questo dobbiamo essere capaci di fare prevenzione, lo dobbiamo fare come amministrazioni pubbliche, lo dobbiamo fare sempre in maniera trasversale, perché ora viviamo in una società che è interconnessa non solo fra le persone, non solo fra le comunità, ma anche proprio negli ambiti amministrativi. Chiudo ringraziando insomma gli insegnanti, gli psicologi che tutti, e anche i funzionari del comune che tutti i giorni stanno in trincea e che mi hanno ispirata insieme all'ufficio Informa Giovani, che voglio ringraziare perché voi non vedete, ma dietro c'è tutto un backstage importantissimo, che è stato Laura Tagliaferri e tutto il suo staff, che è stato fondamentale, perché poi insomma questo è veramente uno di quei momenti, mi ripeto, in cui la realtà anticipa l'amministrazione, anticipa le professioni, anticipa il diritto, ed è importantissimo appunto chi queste cose le vive, è importantissimo ascoltare la voce di chi queste cose le vive in prima persona. Chiudo, mi permetterete un piccolo spot su un'iniziativa sempre dell'ufficio Informa Giovani, Metti la mascherina e stacci dentro. È un concorso che vuole essere un modo per coinvolgere i ragazzi. Adesso dalla regia vi mettono il volantino, diciamo così, a colori che potete vedere, per coinvolgere i ragazzi nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che sono importantissimi, e facendoli in modo creativo, coinvolgendoli nella realizzazione di una fantasia da mettere su delle mascherine, che poi, se vorranno, potranno partecipare a un concorso, verranno scelte le idee più divertenti, quelle più originali, i ragazzi riceveranno un premio, l'ufficio Informa Giovani del Comune di Bologna metteranno in produzione la mascherina con la fantasia o con le fantasie vincenti, per incoraggiare i ragazzi ad essere anche qui parte di un cambiamento, ad essere parte attiva della propria comunità e non solo destinatari dei passaggi, ma essere parte responsabile che è capace di aiutare un cambiamento che anche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione abbiamo visto essere decisivo. Grazie mille. Benissimo, molti ci invitano a un seguito.